Allora, bentornati tutti quanti, bentrovati i nuovi. Siamo al quarto appuntamento a Sottosopra. Oggi è una giornata dedicata alla sostenibilità, intesa come sostenibilità ambientale innanzitutto, quindi con riferimento alle risorse naturali che, come tutti sanno, sono in gran parte risorse esauribili, e sostenibilità in termini anche sociali, umane e demografiche. Di solito io ho una formazione da economista, credo che lo sappiate. Quando si parla di sostenibilità nel mondo degli economisti si pensa a una sostenibilità di tipo finanziario, quindi la sostenibilità del debito pubblico, la sostenibilità del sistema pensionistico, pensando appunto che il problema sia appunto di tipo finanziario. Il debito pubblico è visto come un problema perché lo Stato, si dice, almeno la teoria mainstream in economia, dice che lo Stato è soggetto a un vincolo intertemporale, per cui alla fine se si fa debito oggi, prima o poi questo debito dovrà essere coperto con la tassazione in un futuro, cosa che secondo molti economisti, tra i quali ci sono anch'io, è assolutamente falso. Il vero problema della sostenibilità non è di tipo finanziario, la stessa cosa vale anche per il sistema pensionistico, il che non significa, come dire, il problema del sistema pensionistico non è tanto che le pensioni di oggi sono o non sono allineate coi contributi versati in passato, non è tanto questo il problema è di tipo distributivo, cioè c'è un problema di sostenibilità ed è legata alla demografia. L'invecchiamento della popolazione può essere un problema, ma è un problema di tipo distributivo, perché se abbiamo una grossa fetta della popolazione inattiva, vuol dire che quelli che lavorano devono, diciamo, erogare parte del loro prodotto alle persone a cui la società riconosce un diritto di non lavorare, come appunto i pensionati, e di avere un reddito, pur non dovendo lavorare. Il problema qual è? Il problema è che se in nome della sostenibilità finanziaria noi facciamo austerità per ridurre il debito pubblico e creiamo disoccupazione, il risultato è che il sistema diventa ancora più insostenibile, perché non solo abbiamo l'invecchiamento della popolazione con una grossa fetta di inattivi, ma aumentiamo la fetta degli inattivi perché ci sono anche i disoccupati. Quindi il problema della sostenibilità andrà riaffrontato, e lo facciamo oggi con il nostro ospite, facendo riferimento alle risorse reali. Quindi dimentichiamoci le questioni finanziarie e occupiamoci di sostenibilità, cerchiamo di rimpostare l'argomento. Ora Samuele ci spiegherà che anche pensando alle risorse reali, il problema si fa complicatino, nel senso che gli scienziati propongono modelli, propongono visioni su che cos'è la sostenibilità, tra loro discordi e di per sé anche discutibili. Perché discutibili? Perché i modelli sono sempre una semplificazione del mondo in cui viviamo, e quindi naturalmente nessuno ha la verità in tasca. A questo punto io direi che passo direttamente la parola a Samuele. Samuele è un mio vecchio conoscente, amico, con cui abbiamo fatto anche qualcosa insieme. Lui è italianissimo, ma lavora praticamente a tempo pieno a Barcellona, viene dall'Università Oberta di Catalunya. Appunto, ha fatto di questa questione, di questi studi sulla sostenibilità, appunto il suo filone di ricerca, quindi è pienamente competente sull'argomento. Quindi passo la parola a lui. Ci abbiamo un microfono, ce l'hai lì, vediamo se funziona. Sì. Ok, prego, vai. Grazie Marcello. Mi sentite bene? Perfetto. Grazie Marcello per la presentazione. Dunque, io mi chiamo Samuele Lopiano, sono un ricercatore all'Università Oberta de Catalunya, che è un'università aperta con un sistema di corsi online.
E in questa presentazione mi occuperò della sostenibilità e quelle che sono le implicazioni della sostenibilità e la maniera di interfacciarsi con questo tipo di sfida, questo tipo di problema. E ovviamente sarei un illuso se pensassi di essere in grado di definire la sostenibilità, una problematica di questo tipo, in un'ora e mezza. E tuttavia, quello che voglio presentarvi sono degli approcci, delle narrative che hanno un certo potere di spiegazione a confronto di altri approcci e narrative che al contrario sono abbastanza mainstream, vanno abbastanza per la maggiore oggi, ma nella maniera di affrontare il problema sono insufficienti per una serie di ragioni che andremo a vedere. E ovviamente il mio scopo vuole essere quello di offrire spunti di riflessione, spunti di dibattito. Spero che possa accendersi un dibattito e che possiamo dialogare. Ovviamente questo non vuole essere una lezione frontale, quanto piuttosto un momento interattivo. E quindi i vostri commenti, domande, riflessioni sono benvenuti in qualunque momento, interrompetemi, non voglio semplicemente buttarvi addosso informazioni per un'ora e mezzo, quel che sia. Quindi i feedback da parte vostra sono assolutamente apprezzati, come la possibilità di sviluppare il dialogo, di confrontarci, anche perché tra le tesi che proporrò se vogliamo, anche alcuni aspetti che saranno sicuramente provocatori, che vi troveranno in disaccordo. Sono pronto a scommettere in questo momento che perlomeno ci sarà una cosa, probabilmente molta di più, che vi troverà in disaccordo, e sarebbe interessante parlarne e vedere perché siete in disaccordo. Questa presentazione, ok, le slide sono in inglese ma la narrazione è in italiano, se qualcuno ha problemi ci fermiamo, guardiamo le cose. Purtroppo le citazioni vengono da testi in lingua inglese e spesso e volentieri non me la sono sentita di fare una traduzione in italiano. I grafici sono un pochino più schematici e anche se il termine con il quale sono definite le variabili è lingua inglese non dovrebbero essere troppo difficili da seguire. Se però di nuovo c'è qualcosa che non è chiaro, fermiamoci e lo guardiamo un attimino più nel dettaglio. E, in questa presentazione modulare, composta di vari moduli, se vogliamo appunto ci sono differenti capitoli tra di loro interconnessi, possiamo fermarci alla fine di ciascun capitolo per vedere gli aspetti che ha trattato, se questi aspetti sono chiari, e anche per fare un attimino, se vogliamo, il punto della situazione, piuttosto di passare immediatamente al capitolo successivo, sì, dei punti di connessione, ma che può, magari può richiedere uno sforzo, questo salto. Quello che dico, innanzitutto proprio mi presento, dico due parole su chi sono, giusto per farvi capire qual è stato il mio percorso e come sono arrivato a questo tipo di studi. E successivamente passiamo un attimo in rassegna il significato della sostenibilità in chiave storica, applicata a civiltà del passato. Mostro un esempio che è quello dell'Impero Romano d'Occidente, l'esempio più noto, anche se ce ne sono altri. Poi ci fermiamo a guardare, a passare in rassegna quelle che sono le narrative sulla sostenibilità, le scuole di pensiero, filoni che si sono affermati nel corso degli ultimi secoli. E, per poi passare a un tipo di contabilità con la quale un tipo di contabilità che non riceve purtroppo abbastanza attenzione, con la quale però è possibile tirare fuori delle valutazioni che nell'accounting, negli approcci che sono utilizzati oggigiorno, sono spesso e volentieri trascurate. E successivamente il problema della sostenibilità va a intersezionarsi con il problema della complessità, quindi parlerò anche un po' della complessità e dell'incertezza, perché ogni qualvolta si produce un modello e soprattutto scenari per il futuro, è presente la questione dell'incertezza, incertezza che talvolta può essere quantificata, altre volte scordiamoci di quantificarla, cioè semplicemente al di fuori delle capacità di conoscenza o talvolta delle capacità di modellizzazione. E per poi chiudere con alcuni messaggi proprio sui punti chiave della mia presentazione, su quello che vorrei lasciarvi. Però adesso comincio a parlare. Il mio dottorato era un dottorato solo chimico sperimentale, ho lavorato in laboratorio, alla fine degli ultimi anni ero un chimico strumentale, ho conseguito il dottorato alla Scuola Normale Superiore di Pisa,
però in laboratorio facevo troppi disastri e quindi ho deciso di lasciar perdere. Già durante gli anni di Pisa era sorto un certo interesse nell'ambito della sostenibilità, anche perché Pisa alla fine era una città piccola con un'università molto grande che aveva un peso molto importante nell'economia cittadina, e a livello di organizzazione e di iniziative questo si percepiva bene. Ho fatto parte di varie attività, quali ad esempio ho fatto 5 anni di volontariato in tutto il mondo dell'economia solidale, soprattutto legato ai gruppi di acquisto solidale, e queste proprio come iniziative pratiche sul territorio. Poi avevamo un circolo di studio della decrescita e per vari anni siamo stati nel circolo di studio della decrescita, anche se e non ci siamo mai formalizzati, perché c'era un dibattito interno se dovessimo aderire al movimento della decrescita felice di Pallante o piuttosto all'associazione della decrescita di Buonaiuti, poi legata alla scuola di pensiero di Latouche. E come succede sempre, cioè, dilaniati da controversie e disaccordo, non se ne è fatto niente e siamo rimasti come piccolo atomo all'interno di questa costellazione, all'interno di questo universo per i fatti nostri. E però quello che voglio dire è che durante questi anni, insomma, ho cominciato a pormi una serie di domande relative a questi aspetti, relative a queste questioni, che mi hanno portato successivamente ad un postdottorato. Un postdottorato per 2 anni ho lavorato all'Istituto di Scienze e Tecnologie Ambientali dell'Università Autonoma di Barcellona, che ha una nuova sede a partire dal 2014. Questo edificio qua, modernissimo, lo chiamiamo il grande Tupperware perché, insomma, proprio nonostante sia molto funzionale, sia molto ben coibentato, magari l'estetica lascia un po' a desiderare. E specificamente qui ho lavorato proprio sul metabolismo sociale, sul metabolismo delle società e questo tipo di contabilità, cioè la contabilità, l'analisi integrata del metabolismo sociale multiscala, che è un metodo del quale vi parlerò più in dettaglio dopo, dedicando una parte di questa presentazione. E ho lavorato sotto la guida di Mario Giampietro e Kozo Mayumi, Kozo Torasan Mayumi, che è stato un allievo di Georgescu Rogen. Georgescu Rogen è un economista che non tutti conoscono, è il fondatore, il padre della bioeconomia. E infatti la contabilità Musiasem, a cui ho fatto riferimento prima, cioè questa analisi integrata multiscala del metabolismo delle società, e utilizza degli strumenti, utilizza un tipo di approccio sviluppato da Georgescu Rogen in origine. Successivamente, a partire da dicembre di quest'anno, lavoro all'Università Oberta di Catalunya. E anche qui l'edificio è abbastanza interessante, questa è a Barcellona Centro, questa è la sede del Poblenou. Il Poblenou è un quartiere di Barcellona che aveva una vocazione puramente industriale, poi come da un sacco di parti è arrivata la deindustrializzazione e quindi la fabbrica è stata convertita in università, ma per celebrare l'eredità del passato rimane la ciminiera sotto la quale le persone vanno a fumare, cioè quando qualcuno prende da giustamente a fumare sotto l'ex ciminiera. E il gruppo di ricerca a cui lavoro è Open Evidence, presso l'Università Oberta di Catalunya. Uno dei fondatori di Open Evidence, Cristiano, è qui in sala. E lavoro in questo momento con Andrea Saltelli, che è uno dei massimi esperti di analisi di sensibilità. Quindi ultimamente sto più lavorando su modelli, qualità dei modelli e analisi, sia da un punto di vista quantitativo ma anche da un punto di vista qualitativo, ossia quali sono le ipotesi a sostegno di un modello, dietro un modello, quali sono le scelte, anche quali sono il frame, l'inquadramento politico che ha un determinato modello, perché come mostrerò, il modello non è oggettivo. Quando si fa un modello non è mai neutrale, c'è una scelta dietro quello che si decide di vedere e quello che si lascia fuori, per convenienza, per quel che sia. Un modello non è un'attività neutrale e questo ne parlerò in seguito. Ok, dopo questa piccola introduzione veniamo all'argomento della sostenibilità. La sostenibilità non è una disciplina in senso classico, pur tuttavia raccoglie degli elementi da discipline
che sono insegnate già a partire proprio da le scuole superiori e così via. La sostenibilità è fortemente intersecata con la fisica, perché appunto si tratta di utilizzare appunto dei gradienti biofisici a sostegno, e intersecata con la chimica, perché questi gradienti biofisici sono sfruttati, sono utilizzati in processi chimici in cui cambia proprio l'identità di questi determinati gradienti. È intersecata con la biologia perché questi gradienti servono per sostenere il metabolismo sia di un individuo, un organismo, una pianta. Ovviamente sono dei gradienti che provengono da un certo ambiente, da un certo sistema ambientale, da cui la connessione con le scienze ambientali. Gradienti che sono presenti in un determinato contesto geografico o no, da cui la connessione con la geografia, e che storicamente hanno determinato l'andamento, la nascita e anche la scomparsa di civiltà quando certi gradienti non erano più disponibili, e da qui è la connessione con la storia. Alla base del processo economico, perché le attività economiche che si possono sviluppare e portare avanti in una società dipendono strettamente dalla disponibilità di nuovo di gradienti biofisici e di risorse, e anche i meccanismi, i tipi di relazioni che si sviluppano all'interno di una società, e da qui la connessione con la sociologia, sono condizionati da tutto questo. Quindi, come vediamo, non è una disciplina in senso classico, e per affrontarla bisogna attingere ad elementi di tutte queste discipline classiche, se vogliamo. E che cosa tratta la sostenibilità? Beh, Erwin Schrödinger, in una lezione, in un ciclo di lezioni, 6-7 lezioni tenute al Trinity College Dublin nel 1943, Schrödinger è famoso come fisico quantistico, ed è per questo che ha ricevuto anche un Nobel per la famosa equazione di Schrödinger. Però tuttavia nel 1943, questo è meno noto, ha, come dicevo, proprio tenuto queste lezioni al Trinity College, nel quale cercò di dare la risposta a una domanda molto ambiziosa, che cos'è la vita, basicamente. La vita proprio, e quindi il metabolismo, tratta la maniera in cui gli organismi viventi evitano di decadere in uno stato di equilibrio. Ecco, lo stato di equilibrio di un organismo vivente è anche noto come morte. Semplicemente, cioè non si attingono più risorse e nulla, lo stato di equilibrio significa che un organismo cessa la sua esistenza. Il decadimento verso questo stato di equilibrio proprio lo si consegue mangiando, bevendo, respirando, assimilando nel caso di piante. Cioè questo è il metabolismo, quello che sostiene la vita di un organismo e che ci dà la possibilità proprio di esistere. E questo metabolismo dipende dall'utilizzo di gradienti biofisici, gradienti di una certa forma di energia. Non è che si metabolizzano tutte le forme di energia, non è che noi ci nutriamo di calore o di radiazione sociale, voglio dire. No, abbiamo bisogno di mangiare, abbiamo bisogno di nutrienti e di assimilarli. Quindi sono dei gradienti energetici abbastanza ordinati, e quello che fa è coniare questo concetto di entropia negativa. È la prima volta che se ne parla nel 1943. Questa linea di ricerca è stata poi portata avanti da un chimico fisico russo, Prigozhin, che anche lui è un premio Nobel, russo poi naturalizzato belga, che ha definito i sistemi viventi come sistemi dissipativi, ossia sono dei sistemi che si nutrono di gradienti favorevoli in ordine allo scopo di rimanere lontani dall'equilibrio termodinamico, di nuovo dallo stato di morte. Quindi i sistemi dissipativi sono dei sistemi, qui il video purtroppo non funziona, non riesco a farlo, no, non funziona, vabbè. C'era il video che mostrava l'espansione della città di Shenzhen in Cina, come nell'84 non c'era niente, e a giorni nostri insomma è stato messo a disposizione un gradiente biofisico, e da nulla è venuto fuori un contesto urbano, una delle città più grandi al mondo. Quindi sistemi dissipativi sono sistemi in divenire, in evoluzione, la cui esistenza dipende dalla distruzione di un gradiente energetico locale a sostegno del loro metabolismo. Questa è la definizione che ne dà Mario Giampietro, che ho presentato alcune slide fa in un suo libro del 2003, cioè analisi integrata multiscala di agrosistemi. È scomparso il video. Oh, forse c'è bisogno di riaccendere il proiettore.
Quindi adesso sì, ne approfitto. La sostenibilità in buona sostanza è a proposito di sistemi in divenire, ossia qui già abbiamo una narrativa che è contraria rispetto a quello che si pensa che sia la sostenibilità in senso comune, ovvero come capacità di conservare. No, quando si parla di sostenibilità si parla di società, società che hanno un'identità, che hanno determinate caratteristiche, caratteristiche che si vogliono preservare, e la preservazione di tali caratteristiche, l'esistenza della società dipende dalla possibilità e dalla capacità di utilizzare risorse. Poi, di nuovo, questa è un'altra questione, come si utilizzano queste risorse, ossia a quale velocità si utilizzano, con quali vincoli, su quale scala temporale, questo è un altro discorso. Però l'idea che ci si possa fermare, smettere di utilizzare risorse e continuare ad esistere, ad andare avanti, a proseguire, è un'idea proprio priva di fondamento. E come si è messi con... sta ripartendo. Proviamo. Sì. No, si sta riavviando la macchina. Si sta riavviando una macchina, quindi abbiamo un minuto proprio che... un minuto di riscaldamento della lampadina, così. Vabbè, ne approfittiamo, magari se qualcuno ha qualche domanda, non si è mossato molto. Ah, perfetto, se qualcuno ha qualche domanda approfittiamo dell'interruzione per aprire un primo giro di discussione, se volete. Lo so che si domandò, ma quando c'è la cosa dell'entropia, ma quando Schrödinger diceva che un essere vivente si caratterizza per... Si nutre, di entropia negativa, sì, si nutre di entropia negativa. Questo vuol dire che hai bisogno di una forma di energia ordinata. Cioè, faccio per dirti, una cosa sono i combustibili fossili, ossia i combustibili fossili che magari tu usi per riscaldare, per locomozione o per qualunque cosa, è una forma di energia che risulta essere molto ordinata, energia chimica che si trova all'interno dei legami, se vogliamo, carbonio-idrogeno presenti all'interno degli stessi. Poi attraverso la combustione serve proprio per soddisfare una certa funzione, per un certo uso, che può essere ad esempio locomozione, oppure la conversione in quella che è elettricità e così via, più calore. Calore che è una forma di energia che è alta entropia e che non è utile, cioè cosa ci fai con il calore? Ok, se vuoi scaldare scaldi, però poi è un sottoprodotto. Quindi quello che tu fai è, nel caso di utilizzo di combustibili fossili per quello che può essere un dispositivo o un determinato convertitore, come può essere un'auto o come può essere una centrale, tu utilizzi queste forme di energia e a bassa entropia, queste forme ordinate che ti consentono di avere una certa funzione. Poi hai il sottoprodotto, che può essere una forma disordinata come il calore, in forma molto analoga l'energia, per quanto riguarda gli organismi viventi, questa energia si trova negli alimenti, alimenti appunto che si utilizzano, e in questo senso gli organismi si nutrono di entropia negativa. C'è una metafora circa il tipo di energia, le forme di energia che riescono a utilizzare, perché sono energivori. Assolutamente sì, voglio dire, assolutamente sì, se no non esisti. Cioè, tutto questo, cioè, se uno vuole essere coerente all'estrema potenza e andare in equilibrio con il sistema, e quindi appunto io non voglio avere nessuno impatto, io non voglio far niente, ok, mi spoglio, vado nel parco, sto lì e aspetto di morire, appunto. Cioè, senza lamentarmi, senza dire nulla, niente, cioè vado lì, arrivo a negare la mia stessa esistenza a quel punto, se voglio essere compatibile, non avere nessuna pressione, non avere niente, anche senza lamentarmi, proprio in silenzio, aspettando, senza dire nulla, ho freddo, no, zero, se voglio essere compatibile all'ennesima potenza, in questo senso, non avere nessun impatto. Tra l'altro, dico solo una battuta, gli economisti sono dei fan dell'equilibrio, loro, per loro raggiungere l'equilibrio è come raggiungere il nirvana, no? No, assolutamente, assolutamente non esiste. In questa prospettiva non, diciamo, esiste, può esistere. Magari lo raggiungessero davvero. Può esistere uno stato stazionario che comunque non è mai di equilibrio, però di nuovo uno stato stazionario è molto fragile e arriva una piccola perturbazione, si vedrà, stiamo parlando di società, di sistemi complessi, una perturbazione, una variazione può arrivare da qualunque parte e dimentica il tuo stato stazionario. O, cioè, ci sono degli esempi di società, ad esempio se prendiamo l'esempio di Edo, che era l'antico nome di Tokyo in Giappone,
Edo dalla metà del 600 fino a 800 qualcosa riuscì a sostenere 1 milione di persone con un equilibrio e tutto, però arrivarono proprio, cioè serve disciplina, avevano un sistema di terrazzamenti, di recupero dell'acqua perfetto e riciclavano tutto, cioè ciascuna persona proprio prendeva i propri escrementi e anche quando andava in viaggio li raccoglieva con il fazzolettino, se li portava dietro e poi li utilizzava per concimare il campo. Quindi era un sistema di equilibrio che richiedeva disciplina, dedizione totale, lavorare un sacco, soprattutto lavorare un sacco. Però di nuovo è molto difficile tenere un sistema di questo tipo e di nuovo è desiderabile, cioè che sacrifici sono pronto a fare pur di mantenere un sistema di questo genere, è un'altra questione. Dunque, il gradiente, in questo senso qua, se lo vuoi definire come, o lo puoi definire in senso puramente termodinamico, quindi o a livello appunto di energia, di Gibbs e così via, o di entalpia, quello che vuoi, o se lo vuoi definire più in senso, sì dai, una definizione buona è quella di Gibbs, quindi semplicemente appunto sistemi che hanno una determinata energia di Gibbs. Spero di non dire cappellate, ma si potrebbe dire appunto che quindi diciamo per la vita è necessario poter disporre di elementi che hanno un elevato numero diciamo di potenziali microstati. Determinato numero di potenziali. Nel senso che quando che il processo entropico consiste in una riduzione dei microstati. Tu dici c'è bisogno di questo, quindi questo come condizione perché possa essere sostenuta la vita? Sì, assolutamente sì, perché se non riesci a definire un ordine. Hai solo calore, hai solo radiazione e nulla. Cioè voglio dire appunto proprio è la situazione dell'universo. L'universo non ospita vita perché non ha gradienti locali o perché non si sono sviluppate determinate condizioni perché ci fossero, perché magari ci sono degli astri in cui hanno luogo appunto delle reazioni, ma di nuovo delle condizioni tali che possano crearsi dei gradienti sufficienti per e lo sviluppo, la crescita e la proliferazione di forme di vita non si verificano in queste determinate condizioni. Sì, buona definizione, sì. Quindi la sostenibilità riguarda sistemi in divenire. Ecco, adesso trattiamo un esempio storico che è tratto da questo libro di Joe Tainter, che è un archeologo americano, è un libro dell'88, anche se ci sono dei lavori più recenti in letteratura di Tainter. Si tratta del collasso di società complesse. In questo libro presenta l'esempio di 3 società, una è l'impero romano occidentale, che per ragioni di spazio è l'unico esempio di cui parlerò oggi, c'è proprio la civiltà Maya delle pianure meridionali, c'è poi un'altra civiltà che non conoscevo prima di leggere il libro di Joe, la civiltà Chacoan degli Stati Uniti sud-occidentali, corrispondenti proprio all'area del New Mexico. Allora, l'impero romano ha avuto uno sviluppo significativo a partire dalla metà del III secolo a.C., grazie proprio all'accaparramento di risorse di metalli preziosi, ossia oro e argento, che sono stati accaparrati con le conquiste di nuovi territori. La disponibilità di questo budget di risorse ha fatto sì che l'impero romano potesse sostenere una politica espansiva, quindi andare a conquistare nuovi territori senza presentare costi significativi per la propria popolazione, perché coloro che sostenevano i costi di queste politiche espansive erano le popolazioni, i territori che venivano conquistati. Se non che
nei primi secoli dopo Cristo cominciarono a ponersi un po' di problemi, cominciarono a ponersi tre problemi che portarono alla caduta dell'impero romano nel 476 dopo Cristo. Ecco, quali sono i tre problemi? Che il numero di conquiste redditizie cominciò a diminuire. Questo è un principio molto classico, il principio del low hanging fruit, è il principio del frutto che si trova dal ramo più basso, che prima, quando bisogna prendere un frutto da un albero, si tende sempre a cogliere quello che è a portata di mano, piuttosto di cominciare a prendere una scala e a raccogliere frutti dai rami più alti. Quindi le prime conquiste furono quelle più facili, poi a un certo punto Traiano cominciò a spingersi molto a est, con Traiano l'impero romano raggiunse la sua massima estensione nel 117 d.C., come ad esempio appunto a combattere contro la dinastia Abcazia e i Sassanidi successivamente per la conquista della Persia. Arrivarono a conquistare un pezzo di Iran, ma ci mise un re locale perché si rese conto che no, non ce la faceva. Però insomma, cominciava a confrontarsi con popolazioni che avevano disponibilità militari più considerevoli e questo necessitava l'allocamento superiore di risorse per far fronte alla protezione di questi territori. E questo vale anche per quanto riguarda le implicazioni della logistica, e quindi il trasporto e la comunicazione divenivano sempre più complesse man mano che ci si allontanava dall'area mediterranea. E l'impero romano aveva dei costi di trasporto bassi per quanto riguardava il trasporto via mare e al contrario il trasporto via terra era molto più costoso e anche molto più oneroso in termini di risorse da allocare. E in terzo luogo, una volta proprio che un territorio è depredato, che sono portate via le risorse, questo territorio deve essere comunque mantenuto, quindi prima si porta via il surplus, però poi vanno mantenute determinate guarnigioni, determinate presidi per amministrare questo territorio. Questo comporta dei costi aggiuntivi nel corso dei secoli. E questo si vede appunto molto bene anche nelle monete che utilizzavano, ossia il denario, progressivamente il denaro utilizzato presentava un tenore di argento progressivamente decrescente nel corso dei secoli. Nel dopo Cristo la quantità di denaro di argento presente nel denario stava all'inizio era tutta, la moneta conteneva il 100% d'argento, poi decadde progressivamente al 98, 92 fino a non utilizzare più argento comunemente nel 269. Anche l'altra moneta, che il foglio, che è stata utilizzata successivamente, che era una moneta in bronzo, mi pare, nel corso, man mano che si andava avanti con gli anni, il peso di questa moneta diventava progressivamente decrescente, cioè nel corso di 50 anni passò da 10 addirittura a 2 grammi. E il principio, il problema che ha affrontato l'impero romano era il principio proprio la diminuzione del marginal return, dei ritorni marginali, rendimenti marginali, la diminuzione dei rendimenti marginali, ossia l'investimento in complessità, l'investimento nel mettere in piedi, nello sviluppare una struttura più grande inizialmente comporta appunto proprio dei benefici, ossia inizialmente ci sono le prime conquiste, le conquiste che sono più redditizie, poi si arriva a un certo punto dove territorio raggiunge un'estensione che l'investimento deve essere più importante per mantenere gli stessi e l'afflusso va progressivamente scemando fino a un punto dove un'ulteriore complessizzazione comporta dei rendimenti che sono più bassi, cioè questa è la fase in cui l'impero romano entrò dopo a partire dal secondo, terzo secolo d.C., dove andava complessizzando la propria struttura militare, andava complessizzando la propria struttura di governo, aggiungendo gerarchie su gerarchie, e però quello che traeva dalle conquiste di nuovi territori, soprattutto si trovava ad essere a dover difendere i territori che già possedeva, e quello che traeva da questi non era paragonabile alle conquiste dell'inizio. Siamo ancora senza. Ah, è partito di nuovo. Ok. Lo stia riavviando, pare. Grazie Gian Domenico. Adesso riparte, sì. E quindi quello che capitò all'impero romano è che a un certo punto doveva
doveva sostenersi sulla produzione agricola, sui rendimenti dalla produzione agricola semplicemente, e questo appunto proprio risultò essere insufficiente per il sostegno dell'impero e risultò essere costoso, oneroso per la propria popolazione. Adesso qui, peccato, c'era un grafico molto carino che mostrava questo concetto. Sostanzialmente il volume di... Vabbè, adesso quando riparte il proiettore lo vediamo. Le risorse esterne che arrivarono nell'impero andarono scemando, le risorse che dovevano essere investite per il mantenimento dello stesso andarono crescendo, tale che il surplus a disposizione per nuove conquiste, per espandere, andava mano a mano scemando, e a un certo punto proprio questo surplus non c'era più. E il surplus doveva essere allocato per il mantenimento delle frontiere stesse, però a un certo punto la pressione sui cittadini divenne così grande che il sistema arrivò all'implosione. E così. Sta ripartendo? Sì. C'è qualche domanda, se vogliamo, domanda, spunto di riflessione sul caso dell'impero romano, sul caso della sostenibilità nel passato, mentre aspettiamo che il proiettore si resusciti. C'è? Fantastico, fantastico. Ok, era proprio questa la situazione di cui facevo riferimento, ossia volume di risorse esterne scemando, maggiori risorse da allocare per la riproduzione del sistema, per il mantenimento del sistema stesso, e minore surplus pertanto da investire in altre conquiste. E quindi quello che succedeva è che il costo della complessità andava aumentando con il tempo, e i benefici per la popolazione appunto tendevano a scemare. Quindi il collasso dell'impero romano si può ascrivere a costi eccessivi imposti su una popolazione agricola per mantenere un impero espanso in un ambiente ostile, perché la produzione andava incrementando. Se vogliamo, una metafora è quello della regina rossa in Alice nel Paese delle Meraviglie, dove la regina rossa corre per mantenersi allo stesso punto, per mantenersi nella stessa posizione, ossia mano a mano, per stare allo stesso punto, per mantenere quello che si aveva, si dovevano sempre allocare sforzi crescenti. E attenzione, questo principio sarà un principio abbastanza ricorrente in questa presentazione, e ne vedremo altri esempi relativi anche a casi odierni, a casi quotidiani, a casi di società contemporanee. Il titolo del libro di Joe è Il collasso delle società complesse. Vorrei chiamare la vostra attenzione sul termine complesso e complessità, perché questo è un elemento che risulta essere profondamente collegato alla sostenibilità e profondamente collegato alla sfida che abbiamo di mantenere un metabolismo sociale a fronte di costrizioni fisiche, di costrizioni biofisiche che ci vengono dall'ambiente attorno alla nostra società. E prima di passare al punto successivo, c'è qualcuno che vuole proporre qualche riflessione, qualche spunto di discussione? Prego. Magari so che è un po' oneroso dal punto di vista metabolico, però facciamo così, si sente nella registrazione. Mi sembra sicuramente che questo sia, diciamo, la ragione principale per il collasso di una società complessa. Però non vedo nulla nella sua trattazione relativamente al comportamento della società in sé. Cioè, sappiamo benissimo che gli imperatori erano corrotti, hanno impiegato risorse enormi per creare le proprie residenze, eccetera, eccetera, piuttosto che il tentativo delle classi abbienti di mantenere questo vantaggio. Ecco, mi pare che forse un comportamento che si può rivedere anche nella società odierna, più virtuoso, perlomeno avrebbe ritardato questo collasso, o mi sbaglio. Il problema è questo, il problema è chi ha la gestione del potere, giustamente, chi ha la gestione del potere cosa va a fare, e non lo so, o capita una rivoluzione, o capita una rivolta, o la situazione va riproducendosi tal quale.
cioè alla fine la caduta del 476 furono proprio le legioni stesse, che accettarono l'invasore barbarico a un certo punto, perché dice ok, ragazzi, qui è finita. E non so da dove sarebbe potuta aggiungere questa spinta. Adesso mi viene anche un po' difficile applicare il paradigma appunto di protesta o di movimento dal basso che sarebbe potuto arrivare a scalzare l'imperatore o a un altro tipo di soluzione. Cioè, francamente appunto ne so troppo poco per dire se mai si sarebbe potuto. Ad esempio, nella situazione tesa, nel momento in cui le cose andarono male, quindi a partire dalla seconda metà del secondo secolo d.C., terzo secolo, c'era un numero di pretendenti proprio al trono che era incredibile. Cioè, accanto all'imperatore ufficiale ogni anno si trovavano appunto proprio uno, due, tre usurpatori. Secondo lo storico del tempo l'imperatore risultava essere tale piuttosto che altro. C'era un turnover che era incredibile, con imperatori che duravano 4, 5, 6, 10 anni al massimo, avvelenamenti e tutto. Però voglio dire, rispetto all'estensione del territorio, non so se mai fosse stato possibile raggiungere una massa critica per avere cose organizzate in forma differente. Francamente appunto non so, questa sarebbe una domanda per uno storico proprio dell'impero romano specializzato su questo, che potrebbe offrire una prospettiva più completa rispetto a quella che ho offerto io. No, questa qui è tipo una curiosità, perché non so quanto sostenibilità, a meno di non pensare alla sostenibilità come quella vignetta, quella causa effetto, dove tu butti giù una cosa e poi si vede che c'è tutto il dono che ti arriva dietro e poi ti lega. E cioè, uno, diciamo, dei comandanti, non si poteva ancora parlare di imperatore, comunque Gaio Giulio Cesare, a un certo punto aveva individuato un problema, diciamo, sistemico del territorio romano, ossia che praticamente c'era questa parte, diciamo, di confine che i romani chiamavano Germania, però in realtà non sapevano neanche loro dove finiva, perché loro facevano delle perlustrazioni, ma poi trovavano foreste, villaggi, foreste, quindi poi dopo dovevano tornare indietro. E quindi a un certo punto l'idea di Gaio Giulio Cesare fu, anche perché poi sapere, no? Un po' tutti i megalomani, no? Questi condottieri così, che guarda, adesso siccome poi non riusciamo mai a capire come si fa per andare da questa parte, andiamo dall'altra parte, no? E quindi spette 10 anni a preparare comunque un sacco di anni in questa campagna militare, nel mentre che si stava avviando, perché tutti avevano questa cosa di Alessandro Magno che aveva andato sconfitto libero dei parti, no? Quindi lui voleva andare lì, beccare quello che oggi era Milano, fare poi il grande nord e a beccare da dietro, no? In maniera tale così, cioè così non mi scappate più, no? Però nel frattempo gli hanno fatto, non so, 80 coltellate, così la cosa è finita lì. E questo nel corso del tempo alla fine è stato un problema che non si è risolto, quindi alla fine delle cose che tu oggi, non so, un battito di farfalla, di anni di farfalla, che tu non sai quale può essere l'effetto, alla fine ti ritorna indietro. Sì. Un esempio che riguardava l'impero romano. No, è molto interessante quello che porti tu, cioè alla fine è una questione di opportunità. Una questione di opportunità circa teorie, invenzioni e elementi che vengono portati, elementi di tipo tecnologico, ma anche appunto quello che definisce, se vogliamo, gli aspetti epistemologici di un certo pensiero scientifico e tecnologico, quindi quello che va a caratterizzare tutta la linea di ricerca, le linee di sviluppo, dipende proprio anche da quelle che sono le opportunità, le scuole che vengono portate avanti. E quello che dici tu si applica anche alla ricerca scientifica, e all'utilizzo e a una narrativa, una scuola di pensiero, andare a valutare un effetto piuttosto che un altro. Cioè, a volte si pensa che questo sia il progresso scientifico. No, a volte una disputa scientifica tra due scuole di pensiero
va semplicemente a risolversi perché l'esponente principale di una delle due muore. Arriva lì, muore, la linea di ricerca non viene portata avanti e si arresta là. Quindi proprio come tu dici è una questione di opportunità, è una questione di opportunità, questa si applica assolutamente anche al presente, esistono numerosissimi paradigmi nel quale si può ritrovare lo stesso meccanismo di funzionamento. Ok, dopo l'esempio storico, adesso torniamo alla sostenibilità corrente per quanto riguarda proprio le civiltà di oggigiorno, le civiltà di oggigiorno dell'epoca contemporanea. E nel corso dei secoli, questi sono, si tratta di pensiero economico, sono riflessioni più portate avanti nel corso del Novecento, nel corso del XX secolo. Una scuola di pensiero è la scuola appunto dei cornucopiani, se vogliamo. Il nome deriva dalla cornucopia, dalla mitica cornucopia che era in grado di questo oggetto a forma di corno che erogava liberamente frutta, verdura e così via, proprio una figura della tradizione mitologica greca, infatti per dire una cornucopia nel senso di abbondanza. I cornucopiani sono economisti neoclassici che non piacciono neanche troppo a Marcello, come ha detto nella sua presentazione, ma è una scuola diffusa anche proprio, è una forma di pensiero diffusa anche in alcune scuole di scienziati sociali, e sono coloro che credono nel progresso continuo che metterà a disposizione proprio conoscenza e progresso tecnologico per la società, in modo tale che le risorse materiali non saranno mai una scarsità. E quindi il progresso tecnologico farà sì che sarà possibile superare ogni tipo di costrizione fisica o biofisica, materiale, energetica che sia, offrendo spazio infinito per la crescita. Quindi sono in buona sostanza i fautori della crescita infinita. E una delle figure più prominenti di questa scuola è Julian Simon, della scuola di Chicago, che sostiene che proprio sia la tua capacità, il tuo cervello, quello che è più importante economicamente piuttosto che le mani o la tua bocca, sostiene che l'incremento della conoscenza nella popolazione andrà sempre più rapidamente rispetto all'incremento della dimensione della popolazione stessa. Quindi anche se la pressione, anche se i trend demografici sono espansivi e comporteranno un aumento della popolazione, questo non sarà un problema perché la crescita della conoscenza, la conoscenza scientifica e del progresso tecnologico farà sì che avverrà sempre più rapidamente e quindi farà sì che questo non rappresenti un problema. Di avviso opposto era Malthus. Malthus è un economista inglese che visse a cavallo del 700-800. Non c'è. Ah, ok, Malthus, raccontacelo. Sì. Comincio a parlare di Malthus, che Malthus era un economista inglese che pose questo tipo di riflessione, ossia secondo Malthus la velocità di crescita della popolazione proseguiva come una serie geometrica, ovvero appunto aveva una crescita più rapida rispetto alla disponibilità di risorse e di cibo. E nello specifico, a un certo punto, quando la crescita della popolazione fosse più rapida della crescita del cibo, delle risorse alimentari disponibili, questo avrebbe implicato la cosiddetta catastrofe malthusiana. Poi è stato dimostrato, sì, in realtà appunto che non è così, l'agricoltura ha compiuto dei progressi e la catastrofe malthusiana non si è verificata. Però, diciamo, in nome di tale catastrofe malthusiana si sono diffuse scuole di pensiero, tra le altre cose appunto scuola di eugenetica o cose di questo tipo, della serie appunto bisogna sterminare i figli delle classi meno abbienti, proprio un tipo di narrativa che si è diffuso, che deviava un po' dal pensiero originale di Malthus, però che ha determinato tutto il periodo della rivoluzione industriale in Inghilterra nel corso dell'Ottocento. E però, se non altro, al di là di questi aspetti, se non altro il pensiero di Malthus è interessante perché definisce l'idea di scarsità e, contrariamente alla visione appunto dei cornucopiani, quello che sostiene Malthus è che prima o poi possa verificarsi una situazione nella quale
possano esserci determinate costrizioni all'espansione di una popolazione o all'espansione di una civiltà. E, idee di costrizioni sono state affrontate anche in anni più recenti. Poi la riflessione di Malthus circa la disponibilità di cibo è andata a svilupparsi e complessizzarsi. Ad esempio, un rapporto molto noto è il rapporto del Club di Roma, i limiti della crescita. Il Club di Roma era un'associazione di scienziati, appunto, alla fine, una parte dei quali degli Stati Uniti, Canada. Il rapporto del 1972 si basava su una simulazione che era stata eseguita su un modello dell'epoca, in base alla quale quello che sarebbe accaduto alla nostra civiltà nel corso dei secoli sarebbe stato una progressiva diminuzione delle risorse, che avrebbe implicato un picco della produzione industriale seguito da un picco della produzione della popolazione e un picco proprio della produzione anche di cibo associata a un inquinamento costante. Cioè, in buona sostanza, circa quello che era lo sfruttamento delle risorse dell'epoca, quello che il Club di Roma fece fu fare, appunto, fu porre questa previsione secondo la quale nel corso del XXI secolo, nel corso della prima metà del nostro secolo, si sarebbero presentati dei problemi di sostenibilità che avrebbero avuto tutte le implicazioni qua in questa. In seguito sono stati aggiornati, il rapporto del Club di Roma è stato aggiornato, è uscita una seconda edizione pochi anni fa dei limiti alla crescita. E circa la scarsità, altre narrative sulla scarsità, è molto interessante la narrativa del picco del petrolio. Il picco del petrolio è un concetto estremamente fecondo, sono nate varie associazioni per lo studio del picco del petrolio, ce n'è anche una italiana, la cosiddetta ASPO, l'associazione per lo studio del... non mi ricordo per cosa stia la O. Uno dei massimi esponenti è Ugo Bardi, ad esempio, un professore dell'Università di Firenze. Ora, il picco del petrolio è un concetto coniato da un geologo americano che lavorava per la Shell, Hubbard. E infatti proprio questa curva, questo andamento qua è noto come andamento a campana o proprio curva di Hubbard. In un articolo del 1956 quello che diceva è che nello sfruttamento di un giacimento, quindi l'analisi può essere declinata a vari livelli di scala, di singolo giacimento, di paese o anche a livello globale. C'è una curva tipica di estrazione, della quale appunto l'output che si ottiene da un determinato giacimento è crescente, fino a un certo punto dove anche dinanzi a una pressione maggiore o anche dinanzi a una maggiore domanda, la quantità di petrolio che si riesce a tirar fuori dal giacimento non può essere incrementata. Non può essere incrementata e quello che capita è che la produzione tende a essere decadente. Ecco, un chiarimento che serve circa il picco del petrolio è che non stiamo parlando di quantità del petrolio disponibile in assoluto. Il petrolio è disponibile fino a qua, in questa simulazione fino al 2200 idealmente. Quello che stiamo parlando appunto è della derivata, detta in termini matematici, cioè se vogliamo appunto della velocità con cui il petrolio viene estratto. Ossia, al picco del petrolio si raggiunge la massima velocità con la quale il petrolio può essere estratto. Non è che non c'è più petrolio, è che, ripeto, anche dinanzi a pressioni crescenti, anche dinanzi ad esplorazioni crescenti, non si riesce a tirarne più fuori più che con quella rapidità, che con quel numero di milioni di barili al giorno o migliaia di barili al giorno da un determinato giacimento. Manca la capacità. Prego. Della riproduzione. Eh sì, è proprio questo uno dei problemi. Adesso c'è una slide, magari la guardiamo in fondo. Il problema che sembra esserci è di nuovo appunto che a partire dal 2000, negli ultimi anni si sono avute le scoperte di nuovi giacimenti più basse. Cioè negli ultimi 20 anni si è raggiunto il minimo nella scoperta di nuovi giacimenti. Ora, in parte c'è anche l'argomento che veniamo da anni, gli ultimi pochi anni, post 2013, in cui si è avuto un prezzo del petrolio abbastanza basso al barile, adesso è ripresa, adesso siamo di nuovo sui 60, quasi 70, però da una parte appunto anche un basso prezzo del petrolio non incentiva la ricerca di nuovi giacimenti. D'altra parte,
di nuovo offrendo una interpretazione su scala temporale più lunga, vuol dire ok, abbiamo un guaio, non si scoprono nuovi giacimenti. Il primo punto è riuscire a depurare un effetto dell'altro, che si hanno effetti sulle scale temporali diverse, che di nuovo sono possibili diverse letture. Però sì, dati è che la scoperta di nuovi giacimenti sembra essere abbastanza bassa, a fronte del fatto che la produzione di petrolio sta tuttavia crescendo, pur con un tributo importante da parte del petrolio di scisto, ossia da parte del petrolio che viene estratto per frattura idraulica, soprattutto negli Stati Uniti, e il contributo da un'altra sorgente non convenzionale, che è il cosiddetto contributo delle sabbie bituminose che vengono dall'Alberta in Canada, che però sono fonti di petrolio e non di qualità particolarmente alte, dove bisogna fare un sacco, cioè non è il frutto che sta più basso, cioè se sei arrivato lì stai già raspando un po' il fondo, il discorso è questo. E c'è anche il discorso che i giacimenti più grandi, giganti, sono presenti solo in Medio Oriente ed è un sacco di tempo che non si scopre un nuovo gigante, giacimenti giganti, questo da un'altra parte è vero. Poi di nuovo, e adesso faccio una piccola digressione, ma saranno gli elementi che si riallacceranno poi nel corso della presentazione. Porto ancora l'incertezza: fino a che punto sono attendibili questi dati, la qualità di questa informazione? Cioè qui ci sono degli aspetti geopolitici, che può essere interesse di un paese dichiarare di più o dichiarare di meno, dichiarare di più se vuole incrementare il suo peso politico, dichiarare di meno se vuole pompare il pezzo del petrolio, e in questo senso devono essere, in questo filone rientrano anche gli accordi OPEC per livellare la produzione del petrolio, per pompare sul prezzo. Però di nuovo qui c'è un meccanismo opposto, perché si pompa sul prezzo, cominciano di nuovo, diventa economico estrarre petrolio negli Stati Uniti e cominciano a tirare petrolio un'altra volta fuori dagli Stati Uniti, così che la produzione aumenta di nuovo. Quindi morale della favola è di nuovo complesso, ci sono un sacco di chiavi di lettura, ci sono fenomeni che hanno luogo su diversa scala temporale. Però sì, una cosa che si può dire è che sembra che giacimenti, proprio i cosiddetti giganti del Medio Oriente, di nuova scoperta non se ne sono visti tanti ultimamente. Credo che la scoperta dell'ultimo fosse del 2006 addirittura, quindi a Roma. E quelli sono i migliori, cioè quelli che proprio si va lì. Oddio, non è come nella Pennsylvania di inizio Novecento, che si faceva un buco e insomma, voglio dire, e veniva sulla fontana di petrolio, non è così facile. Però sono comunque dei giacimenti di qualità ottima, a dispetto appunto di dover prendere, fratturare la roccia e fare una frattura orizzontale per tirar fuori quattro gocce di petrolio. Insomma, che poi c'è una piccola... Sì, è una questione, di nuovo c'entra anche l'aspetto geopolitico. Adesso la mostro più avanti, una slide di Trump, se loro possono dimostrare noi abbiamo l'autosufficienza energetica, di nuovo appunto proprio è un certo messaggio della serie, ehi ragazzi guardate, ok, la Cina sta pigiando, l'India è subito dietro, però appunto noi siamo sempre qua e scordateci appunto che abbandoniamo la nostra posizione di privilegio, anche se si trovano appunto proprio, c'è un sacco di messa in scena, proprio più avanti dedico una parte della presentazione a questo discorso del petrolio di scisto. E beh, ci sono degli aspetti interessanti, ci sono delle... Cioè, tra il fatto che questa continuazione, questa estrazione del petrolio di scisto sta desertificando intere zone. Hai voglia, e terremoti indotti, sì, falde acquifere, e assolutamente. Sì, gli impatti sono grandi, c'è un sacco di inquinamento e dici sì, fino a che punto ne vale la pena. E poi capisco, e se uno è lì con le unghie e con i denti, che sono le ultime gocce disponibili, non si può capire ancora il sacrificio. Però la mia interpretazione è che c'è più geopolitica, c'è più la volontà di farsi vedere così, che tra le altre cose è un petrolio che ha determinate caratteristiche, non è un petrolio che è completo, è un petrolio estremamente leggero. Ora, in raffineria, quando le diverse frazioni di petrolio entrano in raffineria, c'è bisogno delle varie parti, di petrolio super leggero,
che è quello di gas di scisto, petrolio intermedio e anche petrolio pesante, che di converso è quello che si estrae dalle sabbie bituminose o anche in Venezuela. Il Venezuela è stimato come il paese con le riserve più alte al mondo, di nuovo magari non tutti i paesi arabi hanno detto la verità, però è un petrolio molto denso. Quello che si fa in raffineria è che si raccolgono le diverse frazioni, a volte sono le navi che le mescolano già in alto mare, in altri casi proprio ci sono dei sistemi di stoccaggio, arrivano le diverse navi dalle varie aree e il petrolio si mescola. Perché? Perché l'output deve riuscire a soddisfare tutte le frazioni, si va dalle frazioni più leggere, GPL, benzine, gasoli, i vari cheroseni, ma c'è da fare anche il bitume. Le raffinerie non lavorano con un petrolio super leggero, tanto che nel momento in cui gli Stati Uniti hanno aumentato la produzione di petrolio di scisto, nel contempo hanno aumentato anche l'import di petrolio pesante, perché sennò non ce la facevano, cioè non hanno, le raffinerie non lavorano e non danno l'output che dovrebbero dare, cioè non c'è raffineria, le varie frazioni di petrolio, di prodotti raffinati del petrolio che servono. Anche la raffineria, cioè, ha una specie di economia, cioè il lavoro che può produrre, no? Una raffineria viene molto ridotto dal fatto che si possa utilizzare tutti gli impianti per tutte e quattro, cinque, insomma, le risorse, piuttosto che parlare a un costo altissimo, quando lavorare su una delle energie sole. No, no, non funziona proprio, non funziona proprio, perché la prima cosa che si fa è fare la distillazione che separa le varie frazioni, poi passa al topping da cui si tirano fuori le frazioni pesanti, cioè non è che si può arrivare e far passare il petrolio da un'altra parte, e no, non si farebbe, nessuno lo farebbe, piuttosto non fanno lavorare la raffineria, la chiudono, non ha senso, o viene riarrangiata tutta la linea di produzione, ma questi sono decenni di investimento. Cioè, non lo so, è come se si parla di una fabbrica che è specializzata appunto nel fare vetri per le finestre e da un giorno all'altro si devono trovare a fare vetri super fini per un'applicazione elettronica. No, c'è una linea di ricerca e sviluppo che deve andare avanti. È un cambio, si può portare avanti, però servono... È una filiera, sì, sono questione di 5-10 anni e soprattutto più è vecchia la raffineria e meno è versatile. Ora, in altri paesi hanno parti modulari e si riescono a spostare un po' di cose, però più è vecchia una raffineria e meno è versatile, fa soltanto quello. E se gli si dà un input diverso, scordiamocela, assolutamente. È un pochino anche simile a tutto il discorso dei reattori nucleari. E stanno cercando reattori nucleari di nuova generazione, il fast breeding, che dovrebbe consentire di processare le scorie. Tra i sottoprodotti della fissione nucleare c'è anche il plutonio. Adesso questi reattori veloci dovrebbero consentire di lavorare a temperature più alte e di bombardare anche il plutonio, però è tutto, non sono dei riaggiustamenti che possono essere fatti sul reattore stesso. Di nuovo ci sarebbe da parlare che anche lì c'è un'idea ingegneristica che non è molto brillante, perché sono dei reattori che sono raffreddati a solido liquido piuttosto che con acqua. Ecco, il discorso appunto è che c'è una barriera di separazione tra acqua e sodio. Ora, se siete stati in laboratorio, se si usa il sodio metallico e ci si butta l'acqua sopra, succede una simpatica esplosione, cioè di nuovo non è il massimo, non è il massimo del design dal punto di vista ingegneristico. Voglio dire, comunque ci sono dei vincoli proprio a livello di lavoro e se si vuole cambiare da una cosa a un'altra serve ricerca e serve riadattamento, non sono cose che succedono nello spazio di una notte. E, ok, sempre continuando sul picco del petrolio, altri punti sono stati fatti più di recente, questo è un ingegnere del petrolio francese, l'ARA che ha fatto, che ha prodotto un altro accounting, ha avuto anche una certa disponibilità, l'agenzia energetica, l'International Energy Agency, l'agenzia sull'energia internazionale, già li ha pubblicati nel 1998, il conto più recente è questo del 2013, dove mostra, qui non considera soltanto il petrolio, considera proprio tutti i combustibili liquidi, e mostra che può esserci un picco, che qui di nuovo appunto prima del 2050, secondo quest'ultima contabilità elaborata dall'ARR nel 2013. E,
Dunque, torno un attimo al discorso della complessità, il discorso della complessità che sarà funzionale a vari aspetti della trattazione che introdurrò più avanti. Allora, quando si parla appunto di complessità, qui ci viene in aiuto Robert Rosen. Robert Rosen era un biologo teorico, un biologo matematico, che proprio definì il nuovo sistema di trattazione della biologia in questo libro bellissimo, Life Itself, un libro del 1991. Che di nuovo appunto come Georgescu e Rogen che dicevamo prima è un altro scienziato, un altro filone di pensiero che non ha trovato grande, grande riscontro nelle facoltà oggigiorno, penso che nessuno studi Rosen. Rosen definisce in maniera molto interessante la complessità, una maniera che è diversa rispetto al concetto di complessità di Tainter che abbiamo visto in precedenza. Dice che la complessità non è una proprietà intrinseca di un sistema, quanto piuttosto si manifesta con la nostra capacità, nelle nostre capacità di interazione con un dato sistema. E la complessità è sistemica, si riferisce appunto a queste e al numero diverso di descrizioni che sono possibili di un sistema. Quindi quando stiamo vedendo un modello è una rappresentazione della realtà nella quale appunto un esperto tira fuori una lettura dello stesso su una certa scala spaziale, una scala temporale. Quindi un modello non è oggettivo, è una rappresentazione, è la visione che ha conseguentemente un soggetto. E quando si parla di sostenibilità che riguarda così tanti ambiti, capite bene che si possono tirar fuori a seconda della scala temporale, a seconda della scala spaziale, a seconda del tipo di risorsa su cui ci si focalizza, una pletora, proprio un'infinità di letture. Ad esempio, ora, abbiamo dei buoni indicatori per descrivere le performance di sostenibilità. Un indicatore di quale si parla molto, che si trova spesso, è l'intensità energetica. L'intensità energetica che è quanta energia viene consumata per unità di PIL prodotta. E ci viene venduto come un indicatore che consente di monitorare gli effetti delle innovazioni tecniche sulla sostenibilità. Quindi se uno stato è virtuoso, è in grado di abbassare la sua intensità energetica, al contrario se la sua intensità energetica cresce significa che è poco virtuoso perché sta consumando più energia a fronte di quel che viene prodotto. Questo indicatore è una media, un numero asciutto, che quindi ci consente di descrivere le performance di una certa economia, spesso e volentieri a livello nazionale, a livello appunto di uno Stato. Però è un buon indicatore. Allora, questo è un esempio che viene di nuovo da questo libro di Mario Kozosan e Aleph, Analisi energetica per un futuro sostenibile. E in questo libro c'è un esempio molto carino perché confronta la Finlandia, un paese a reddito alto, un paese nordico, con El Salvador, un paese a reddito medio, forse medio-alto. Ok. E prende il valore di questo indicatore per un certo anno e insomma, voi che vi aspettate? È più alta l'intensità energetica della Finlandia o è più alta l'intensità energetica di El Salvador? E quindi non ho capito. Posso? Allora sono due cose. Al numeratore abbiamo consumo energetico, consumo energetico su scala nazionale contro prodotto interno lordo a livello nazionale. Quindi se prendiamo queste cose, questo rapporto energia su PIL, è più alto per la Finlandia o è più alto per El Salvador? Pensiamoci un attimo, il proiettore ci assiste nel frattempo e ci dà 30 secondi per riflettere. Si accettano scommesse. Io segno. Allora, intanto diciamo che cosa direbbe uno scienziato che crede fermamente che questo indicatore sia un indicatore dello sviluppo di un paese? Cioè, uno scienziato che dice i paesi più avanzati dovrebbero avere un indicatore di impatto energetico, come si chiama? Di intensità energetica più basso, no? Quindi da questo si dovrebbe dedurre che la Finlandia dovrebbe avere un impatto, una intensità energetica più bassa, sì. Giusto? Sì, sì. Questo è quello che sta nella testa di chi ha creato questo. Sì, idealmente l'economia più terziarizzata, cioè, oddio,
La Finlandia è ancora un po' di industriale, ancora un po' di industriale, ovviamente non sono più i tempi della Nokia, perché oramai la Nokia produce hanno tecnologie migliori rispetto all'industria del terzo mondo. Usano meno energia, quindi l'intensità energetica della Finlandia dovrebbe essere più bassa dell'intensità energetica del Salvador. E risuscitiamo il proiettore o no? Coi suoi tempi. Sì. Così svegliamo il mistero. Vabbè, abbiamo già creato abbastanza suspense, lo accenno a voce. Allora, nell'anno 1997 Salvador e la Finlandia avevano la stessa intensità energetica alla terza cifra decimale. 12.6 megajoule per dollaro di PIL, dollaro americano, se il PIL viene misurato. Per dollaro americano di PIL, vabbè, poi non cambia se si misura anche in euro quella che voleva essere la valuta, allora sarebbe lo stesso. Il problema è questo, è che l'intensità energetica non è un buon indicatore. Non è un buon indicatore perché non ci dice cosa fa una società. Misura due flussi, la produzione di valore aggiunto, PIL, e quella che è la domanda appunto energetica. Però non c'è un referente esterno, cioè domanda energetica rispetto a che cosa? E produzione di valore rispetto a che cosa? Il problema è questo, che ci manca un referente esterno che è il numero di ore della società. Si può misurare anche a livello per capita. Il numero di ore della società si ottiene in questo modo. Uno prende la popolazione e lo moltiplica per il numero di ore che si hanno in un anno, che sono 8.764 ore, ossia 365 giorni moltiplicato per 24 ore. 366 nel caso dell'anno bisestile, ma cambia poco, insomma. Ecco, se si calcola la domanda energetica per ora e la produzione di valore aggiunto per ora, qui emergono le differenze. La Finlandia è 10 volte più grande del Salvador nei due, quindi questa è la ragione perché il rapporto risulta essere uguale. Cioè, qui, al posto di guardare questi due assi, che hanno la domanda energetica per ora e la produzione di valore aggiunto per ora, qui si guarda soltanto la diagonale che sostanzialmente non è informativa. Quindi capite bene che si sviluppa una narrativa riguardo alla sostenibilità e riguardo al fatto che l'intensità energetica è un buon indicatore per misurare le performance energetiche di un paese, cioè questo lascia alquanto a desiderare. E però adesso vi porto più esempi. Questo è un articolo che ha pubblicato un amico di Roma, Giancarlo Fiorito, che lavora al Ministero dello Sviluppo Economico. Ecco, Giancarlo Fiorito si è spinto oltre, non ha confrontato soltanto due paesi, ma li ha presi tutti, valutava l'intensità energetica in un anno preciso, mi pare nel 2009, e quello che ha fatto, ha preso tutti i paesi del mondo, sono qui, o quantomeno appunto quelli per cui i dati erano disponibili. Quindi, e li ha suddivisi in tre cluster: bassa intensità energetica media ed alta intensità energetica. E ora, purtroppo questo è un PDF, non è la presentazione che avevo fatto. Su questa macchina siamo riusciti a caricare solo un PDF. Però vi leggo brevemente quelli che sono i paesi che compongono i cluster di bassa intensità energetica media, qualcuno è coperto, e alta intensità energetica. Allora, a bassa intensità energetica troviamo Guatemala, Germania, Olanda, intensità energetica media, Macedonia, Svezia, Azerbaigian, Francia, Egitto. Cioè, ci sono dei paesi che non hanno niente in comune a livello appunto di sviluppo, a livello di reddito per capita. Alta intensità energetica: Thailandia, Australia, Algeria, Finlandia, Stati Uniti, Malesia, Turchia. E di nuovo, questo indicatore non è per nulla informativo, perché produce dei cluster di paesi che hanno un sistema economico con settori, con una percentuale differente dei vari settori, un equilibrio differente tra primario, secondario e terziario, ma anche di nuovo delle attività, delle produzioni all'interno di ciascun settore che hanno delle caratteristiche differenti. E non vi dico quante politiche sono sviluppate che hanno come punto di riferimento l'intensità energetica, quale indicatore. E il problema è questo, è che, di nuovo, tornando al nostro concetto di metabolismo, non solo gli individui hanno un metabolismo, ma questa metafora si può utilizzare anche per la società.
Ora, questa è una slide che Mario mostra sempre nelle sue presentazioni, e di nuovo l'esempio viene dallo stesso libro a cui ho fatto riferimento prima. Un individuo ha un determinato metabolismo, in questo caso si tratta di metabolismo endosomatico, che si riferisce alle conversioni di energia che hanno luogo all'interno del suo corpo, che può essere espresso in termini di potenza richiesta per l'unità di massa. Ma per capire come funziona il metabolismo è necessaria una determinata disaggregazione, ossia si può operare una disaggregazione del corpo all'interno dei suoi organi, nei quali ciascuno di essi ha una determinata massa e per la funzione che svolge necessita una determinata potenza. Ad esempio ce ne sono alcuni che hanno una massa ampia, questo si riferisce a un individuo medio di 70 kg che ha 28 kg di muscoli nel suo corpo che metabolizzano energia a una potenza di 0,6 watt per chilo e la domanda energetica complessiva è circa 17 watt. Però ad esempio ci sono organi molto più leggeri come il cuore che con i suoi 300 grammi però ha un profilo metabolico di 21 watt per chilo, e quindi proprio la domanda energetica del cuore e la domanda di potenza del cuore corrisponde a circa 6 watt. Qui è la visione proprio specifica, dove sull'asse delle scisse abbiamo la massa, quindi i muscoli, il grasso e così via, che sono dei rettangolini con una base sviluppata perché in termini di massa hanno una massa consistente, e l'altezza si riferisce al profilo metabolico, quella che è la domanda in termini di watt per ogni chilo. E qui vediamo proprio organi che hanno una massa più bassa, che però per la funzione che svolgono all'interno del corpo, come il cuore, i reni o il cervello, presentano un profilo metabolico molto, molto più alto. E questo tipo di metafora può essere estesa anche ai paesi, può essere estesa chiaramente ai paesi, alle regioni. Qui è mostrato l'esempio della Catalogna, e questi dati si riferiscono all'anno 2005. Lo stesso tipo di analisi può essere effettuato se suddividiamo una società con quelli che sono i suoi organi. Quali sono gli organi della società, volendo? Abbiamo il settore primario, l'agricoltura, che ha la finalità di produrre il cibo che consumiamo, i nutrienti. Abbiamo il settore secondario, qui BN, che sta per Building and Manufacturing, che ha la finalità di produrre i materiali di cui abbiamo bisogno e l'infrastruttura che necessita la società. Poi c'è il settore dei servizi, che è il settore terziario, e c'è il settore Energy and Mining, che è il settore che si occupa di fornire l'energia che viene utilizzata all'interno delle attività della società. Qui non è energia endosomatica, cioè energia proprio della quale ci alimentiamo a sostegno del metabolismo di una persona, qui è energia nella forma di combustibili fossili, idroelettrico, energie rinnovabili anche, che sono necessarie a una società per il suo funzionamento, energia exosomatica relativa alle conversioni energetiche che hanno luogo in dei convertitori, in delle macchine e così via, al di fuori del corpo umano. Ecco, anche qui troviamo qualcosa di simile, perché poi c'è l'household di cui mi sono dimenticato, è il settore non lavorativo che è circa il 90% del tempo totale. Perché è così tanto? Dunque, nella nostra società abbiamo circa il 50% di popolazione attiva, 50% di popolazione attiva che lavora circa 1800 ore l'anno. Queste 1800 ore l'anno, circa le quasi 9000 ore che ci sono in un anno, 8760, rappresenta circa il 20%. Quindi stiamo parlando del 20% del 50%. Quindi delle ore totali in una società il lavorativo è circa il 10%, il 90% è il non lavorativo. Quindi il tempo che utilizziamo appunto per mangiare, dormire, anche per spostarci da e verso il luogo di lavoro. Di questo rimanente 10%, circa 60-70% nelle società a reddito alto, medio alto, è il settore terziario, poi abbiamo un 20-25, talvolta 30% il settore secondario industriale, poi il 1-2-5% agricoltura, quello che rimane. E spesso e volentieri il settore energy and mining viene considerato all'interno del settore secondario, ma se proviamo a disaggregarlo è forse meno dell'1% della forza lavoro che lavora nell'estrazione di commodity energetiche o nell'estrazione di commodity minerali, anche perché nei paesi industriali, nei paesi a reddito medio alto o si hanno a disposizione delle miniere
l'estrazione di petrolio, l'estrazione di cose la fanno oramai in pochi, cioè per dirvi appunto proprio la Spagna, ma questo si applica anche all'Italia, della quantità di petrolio, di combustibili fossili che usa, estrae sul proprio territorio forse l'1% o 2%, tutto il resto è importato. Quindi anche la forza lavoro che sta dietro l'estrazione di energia viene delocalizzata e talvolta anche il processamento, perché è petrolio che viene raffinato altrove. In alcuni casi si raffinano le raffinerie, però comunque la forza lavoro che sta qui è molto alta. Ecco, a livello non lavorativo, quello che accade è che la maggior parte del tempo è allocata qui, però il profilo metabolico risulta essere più basso. Il settore dei servizi ha, a fronte appunto di un numero di ore molto migliore allocato, ha una domanda energetica più alta, ma qui la domanda energetica è ancora più alta, non sorprendentemente il settore industriale e il settore appunto proprio dell'energia in mano ancora, cioè sono due settori che sono veramente produttivi. Il settore dell'agricoltura in parte però è più basso, ha un benchmark un po' più basso, anche se l'agricoltura ormai è molto meccanizzata, quindi sì, bisogno di necessità, ha una domanda energetica non trascurabile. Ecco, questi hanno un profilo energetico molto più alto a fronte di un numero di ore allocate minore. E quello che risulta è che quindi, piuttosto che una descrizione a livello di paese, e per capire quelli che sono i vincoli, le domande energetiche, si tratta appunto di aprire, quindi di passare dalla figura di individuo intero a disaggregare l'analisi a livello di singoli organi. Questo offre la possibilità di avere una descrizione molto più ricca, molto più efficace, ed offre la possibilità di capire quelle che sono le costrizioni, la domanda che viene dalla società, quelli che sono conseguentemente i vincoli e il tipo di analisi di cui la sostenibilità si deve occupare, perché non è possibile postulare che si debba ridurre il consumo energetico non essendo a conoscenza di perché esistono determinati vincoli circa il consumo energetico, perché è necessaria questa energia e perché la società deve riprodursi, deve riprodurre la sua identità a questa domanda. E se non si fa un'analisi di questo tipo, disaggregata, nella quale ci si occupa di più livelli, di più scale spaziali, di più scale settoriali allo stesso tempo, non è possibile avere questo quadro, non è possibile accedere a questo tipo di informazione. Quello che si vede è che il settore del lavorativo, prego, quello che bastava è che il settore lavorativo aveva un profilo di domanda energetica molto più alta rispetto a quello al settore non lavorativo. Quello che volevo mostrare nella slide seguente era che aprendo con il settore lavorativo emergevano le differenze tra i vari sottosettori, ma aspettiamo che si riprenda. No, il settore lavorativo cosa erano? Il settore lavorativo sono le ore allocate in attività. Il settore lavorativo sono le ore allocate in attività che producono reddito. Quindi è la somma di settore primario, settore secondario e settore terziario. Sono le 1800 ore l'anno che il 50% della popolazione circa, la popolazione attiva, che in alcuni paesi è 60, 60 e qualcosa come in Cina oggigiorno, in altri paesi oramai tende più al 40 come i paesi che hanno un invecchiamento consistente, questo l'ho detto molto bene Marcello nella presentazione iniziale, questo porta a un valore di dipendenza molto più alto perché significa che la popolazione che lavora mano a mano appunto si va a diminuire. Quindi la popolazione in età non lavorativa o non lavorativa che diventa una percentuale più importante, una frazione più importante, in alcuni paesi ormai è quasi vicino al 60%, in Giappone credo che forse sia addirittura al 60%, e quindi una società che va avanti va a affidarsi al lavoro di una percentuale che mano a mano tende a essere crescente di popolazione attiva. Comunque lavorativo sono queste. Il 20% delle ore allocate in attività lavorative da parte del 50% di popolazione attiva. Se aggiungi la variabile nelle piattaforme digitali dove non c'è occupazione visibile, però c'è profitto,
perché anche il disoccupato che socialmente poi produce reddito per qualcuno, questa è una variabile che va aggiunta secondo me e che supera di gran lunga il numero dell'occupazione, però non figurativa, non contabile. Sì, questo è il limite delle statistiche che ci sono, cioè queste sono, si parla, naturalmente c'è la dimensione ufficiale e la dimensione ufficiosa. Quello che si riesce a sapere tramite le statistiche ufficiali sono le figure che produce Eurostat, i cui dati sono passati dagli istituti di statistica nazionale, Istat nel caso italiano, e di nuovo sono delle strutture, c'è una suddivisione in termini di subcategorie che sta ancora al dopoguerra, perché quando c'era ancora un settore secondario forte c'era una disaggregazione molto articolata nei sottosettori industriali, mentre a livello appunto di terziario la qualità di disaggregazione, ad esempio di sanità, scuola, finanza, servizi postali e così via, non è tanto precisa quanto quella a livello di settore industriale. Detto anche questo, anche se si potesse accedere a un'informazione precisa, poi ci sono tutte le aree che sono grigie, cioè è lavoro, non è lavoro, c'è il lavoro nero, ci sono lavoro non registrato e così via. Ad onore del vero, come stiamo parlando di settore terziario, ha dei consumi energetici più bassi, non è un'attività produttiva come nel settore secondario, non stiamo parlando appunto di qualcuno che fonde, sì, che fonde acciaio o qualcuno che fa alluminio, tanto per nominare appunto alcuni dei processi più energivori che hanno bisogno appunto di più energia e così via. Però sicuramente appunto questo sì, falsa le statistiche. Ora, questi numeri, l'importante è interpretarli con una cifra significativa o due cifre significative. Quello che è sensato è l'ordine di grandezza, cioè che siano 10, 100, 1000 megajoule per ora, che poi siano 100, 200, 150 o 180, importa poco. Quello che ha senso è riuscire a percepire gli ordini di grandezza, così come per il corpo umano, a fronte di una massa due ordini di grandezza sotto, il cuore però ha un profilo metabolico per chilogrammo di massa che è due ordini sopra i muscoli. Quindi proprio per capire quelle che sono queste costruzioni. Poi variazioni di 1, 5, 10, 20% sono assolutamente plausibili. Questa contabilità ha senso negli ordini di grandezza e mostra appunto proprio che ci sono dei vincoli che sono di livello di ordini di grandezza a fronte proprio di quella che è l'imperfezione e l'imprecisione dell'informazione disponibile. È tornata l'energia. Fantastico. Dato che ci siamo fermati un attimo, ci sono altre domande? Credo che la questione del lavoro e di come viene contabilizzato sia sempre più complicata. Lo vedo già prima, tutta la partita del lavoro domestico, che in parte oggi è salarializzato, in parte no, è sconvolgente. Perché rispetto anche alla società delle piattaforme, del resto tutto questo richiede che le nostre categorie concettuali vengano completamente rivisitate. Assolutamente, assolutamente sì. Poi se pensiamo c'è anche un cambio di paradigma con certe cose, cioè e a volte per sostenere la narrativa che stiamo diventando più efficienti in termini energetici, dice ah guarda si consuma meno rispetto a prima, però ci sono alcuni settori che prima erano informali. E penso ad esempio proprio a tutto il settore delle cure domestiche, adesso con l'invecchiamento della popolazione e tutto il lavoro che c'è per badanti e così via, che alcuni decenni fa non esisteva. Quindi appunto questi sono lavori ad intensità energetica abbastanza bassa, che però sono dei lavori che prima stavano in quello che era l'household, adesso stanno nei paywork, quindi appunto vengono fatte emergere e dice ah guarda stiamo diventando più efficienti. No, sono alcuni lavori appunto, sono alcuni lavori che prima non venivano contabilizzati sotto tale voce e che adesso vengono contabilizzati all'interno di tale voce semplicemente. Quindi anche l'identità del sistema cambia ed è un po' difficile riuscire a produrre una contabilità robusta in questo contesto, certo. E proseguendo, quindi se si disaggrega il settore proprio lavorativo emergono dei livelli per il settore dei servizi, quindi insieme al settore secondario, il settore manifatturiero, il settore di estrazione delle commodity energetiche e minerali, e questo appunto l'agricoltura, cioè si distinguono proprio dei valori differenti per quanto riguarda il valore aggiunto per ora di attività, accanto a quello che è la domanda energetica. E,
questo andamento è altamente riproducibile all'interno di diverse economie, all'interno di diverse economie con un profilo simile. Se si considera ad esempio questo confronto che ha fatto, qui ho mostrato la foto di questa ragazza, Aref, una collega, perché questo studio è uno studio che ha sviluppato nel corso del suo dottorato. Quello ha mostrato diversi casi, qui sono riportati ad esempio tre paesi, Germania, Regno Unito e Spagna. L'andamento che si osserva è che sono dei profili abbastanza simili, quanto riguarda appunto la range di valore, poi degli andamenti abbastanza simili che si osservano nel corso degli anni. Quindi il metabolismo delle società ha di nuovo, in termini di ordine di grandezza, se poi andiamo a valutare i valori specifici, sì, emergono delle differenze, però all'interno di ordine di grandezza i diversi settori presentano un profilo metabolico altamente simile e altamente riproducibile. Ecco, adesso, qui arriva la parte un po' più polemica, quindi dopo aver mostrato che gli indicatori che abbiamo non ci aiutano molto a definire le performance in termini di sostenibilità delle nostre società, adesso appunto diamo spazio a quelle che sono narrative, varie misure che vengono proposte, verso il livello di sostenibilità crescente, ossia, ok, siamo qua, abbiamo appunto visto che può essere presente a seconda delle narrative questa sfida, per alcuni è una sfida abbastanza importante, tipo tutte le narrative che si esprimono alla scuola appunto di Malthus, che riconoscono la presenza di costruzioni e di vincoli, per altri, al contrario, quello scopiare mi dice no, non è un problema, però nel discorso appunto generale ci sono delle narrative sulla scarsità che trovano abbastanza spazio. Adesso, in termini, se vogliamo definire degli indicatori per misurare della sostenibilità, abbiamo dei buoni indicatori? No, abbiamo visto che non ce li abbiamo per la maggior parte. Ok, non abbiamo dei buoni indicatori, però perlomeno le proposte che si fanno per il futuro sono delle proposte convincenti, cioè sappiamo in che direzione muoverci, quindi non si apre appunto dello spazio per dibattito, per polemica, e ci sono un po' di scheletri negli armadi, diciamo. Ad esempio, una delle politiche all'interno della strategia della comunità europea, cosiddetta appunto strategia 2020-2020, di cui negli mesi scorsi l'obiettivo è stato ridefinito verso il 2030, però la strategia appunto 2020-2020 definiva un incremento dell'efficienza energetica del 20%, un abbassamento della una produzione di fonti energetiche rinnovabili in Italia almeno al 20% del totale, ma essere raggiunta entro l'anno 2020. E una delle modalità individuate per incrementare la produzione di energia da fonti rinnovabili era la sostituzione di combustibili fossili per trasporto con i cosiddetti appunto biofuels, biocombustibili, con i cosiddetti biocombustibili. Allora, adesso la produzione di biocombustibili, al di là di presentare una serie di criticità come la competizione dell'uso del suolo per l'uso per la produzione del cibo, presenta anche un'altra serie di problemi a livello appunto di metabolismo delle società. Perché cosa accade? Di nuovo appunto proprio se prendiamo questo grafico mostra a livello di suddivisione che tipo di metabolismo può essere sostenuto dai combustibili fossili. Qui al di là dei dettagli dei grafici, quello che conta è che il settore energetico attualmente è in grado appunto con un consumo per capita di circa 20 gigajoule all'anno, è in grado appunto di fornire un surplus di 279 gigajoule per anno, ossia appunto il rapporto tra energia messa a disposizione della società e energia consumata è un rapporto che è superiore appunto a 10 all'anno. Se volessimo fare la stessa cosa, sostituendo i combustibili fossili con i biocombustibili, come avverrebbe il consumo del settore energetico, considerato appunto che adesso non si tratta di estrarre combustibili fossili disponibili, ma si tratta appunto di coltivare determinate commodity agricole che sono dalle quali si tratta di produrre un derivato, etanolo, e una volta prodotto questo derivato, questo deve andare a sostituire gli attuali combustibili fossili. Ecco qua, dico appunto proprio per una schiata al confronto. Cioè si passa da un consumo energetico di 20 gigajoule all'anno pro capite
ha più di 800 gigajoule annuo pro capite, ossia la botta online è questa, che permette la disposizione un gigajoule per la società, anziché consumarne meno di 0.1 se ne consumano 3, ossia il 75%, 75-80% dell'energia che viene messa a disposizione della società è in realtà necessaria al settore stesso per riprodursi, per riprodurre la produzione appunto di biocombustibili. Quindi, e di nuovo richiamo l'esempio dell'impero romano, e facendo appunto di nuovo la metafora, quando c'erano appunto quei famosi cerchi con quelle frecce su se stesse, se il surplus deve essere utilizzato per il mantenimento della società stessa, quanto ne rimane a disposizione per gli altri settori? Se il settore energetico consuma l'80% dell'energia che produce e abbiamo un eccesso di energia a disposizione per il settore industriale, per il settore terziario e così via, e quindi questa è una riflessione, un punto di riflessione che i proponenti dei biofuels, al di là della questione etica della competizione dell'uso del suolo per la produzione di cibo, spesso non viene considerato. Mentre aspettiamo il proiettore, un'altra narrativa che si trova sicuro che si è molto diffusa, sempre all'interno della strategia europea 2020-2020, è l'incremento dell'efficienza energetica. L'incremento dell'efficienza energetica, questa è la parte più controversa, l'incremento dell'efficienza energetica non è una strategia percorribile o una strategia che a lungo termine porta dei benefici, perché faccio un'affermazione così eretica. Faccio un'affermazione così eretica in virtù di un principio scoperto da un economista sul quale Marcello e io forse abbiamo una visione contrastante, Jevons, Stanley Jevons. Si tratta di un economista inglese che ha vissuto nel Novecento e che ha pubblicato nel 1865 un libro interessante che era La questione del carbone. E il paradigma che trattava era il consumo di carbone nelle miniere inglesi, perché proprio la rivoluzione industriale è stata possibile grazie alla sostituzione del legno con il carbone quale mezzo proprio per assicurare l'apporto energetico alla società. Ecco, Jevons sviluppò una contabilità nella quale si occupava di stimare la quantità di carbone disponibile e la quantità di carbone consumato, perché secondo la narrativa dell'epoca fecero un rapido conto e videro che nella seconda metà dell'Ottocento, se il consumo di carbone inglese continuava con i livelli di quel momento, nell'arco di pochi decenni avrebbero consumato il carbone disponibile. Quindi questo fece sì che si sviluppò tutto un certo sforzo di ricerca e sviluppo verso la realizzazione di macchine a vapore più efficienti che utilizzassero meno carbone per di output. E però Jevons quello che determinò sperimentalmente appunto è che vide che questo non portava a una riduzione della quantità di carbone utilizzata, anzi la quantità di carbone crebbe, perché innanzi alla pressione minore il prezzo del carbone diminuì e quindi si finì per consumare più carbone. E non c'è solo questo è un effetto diretto, poi ce ne sono altri. Questi, per una serie di esempi molto articolata, vi consiglio il libro Il paradosso di Jevons, di nuovo proprio il libro di Mario e Kozosan, proprio l'autore principale è un biologo americano, John Polinelli. Questo libro di cui vi ho parlato. Sarà italiano d'origine. Polinelli. John Polinelli, sì, oddio, sì, penso di sì. Conosco un po' di persone. Un po' che si chiamano Polinelli. Sì. Questo è il libro che vi dicevo, La questione del carbone, il libro del 65. Quindi l'aumento dell'efficienza non comportava una riduzione del consumo del carbone, quanto piuttosto tutto il contrario, comportato un aumento dell'incremento del consumo del carbone. Questo perché? Perché, e soprattutto mano a mano che queste macchine diventavano più efficienti, cosa si faceva? Si possono immaginare più usi. E quindi c'è l'escalation appunto da macchina semplicemente per pompare fuori l'acqua dalle miniere di carbone a funzioni per la locomozione, ok? Appunto proprio a locomotive a vapore fino a giganteschi battelli a vapore. Ossia, mano a mano che il motore è più efficiente, quello che si fa è immaginare un uso successivo. Un uso ulteriore
il Vangelo, lasciamo dire come. Ma questa riflessione è, di nuovo qui non si vede troppo bene nel PDF, un'implicazione che l'evoluzione non può essere predetta in termini numerici, ossia se io definisco un vertice una efficienza, il mio sistema si trasforma in qualcos'altro e il valore di efficienza che avevo definito inizialmente non ha più senso, perché il mio sistema svolge altre funzioni. Quindi un cambio qualitativo non può essere definito in termini quantitativi. Una mela diventata un'arancia è semplicemente un'altra cosa che fa altre funzioni. Ma soprattutto, oltre al progresso tecnologico che implica altre funzioni e che dinanzi alla, questo è di nuovo l'esempio dell'auto, l'auto ha lo stesso paradigma, ossia le macchine prima consumavano molto di più per ogni chilometro, adesso consumano di meno, qual è il risultato? Si fa più chilometri. La questione è quella. Sono anche più grosse, sì, insomma. Se confrontiamo il SUV oggigiorno con le 500 di utente. C'è l'esempio della NASA, c'è tutti gli ingegneri della NASA che alla fine il loro lavoro è stato quello di fare delle lavatrici più efficienti. E tutto il lavoro si trasmette di più. Sì, volevo farti una domanda perché mi sono occupato molto di biocarburanti, perché lavoro per un'ONG e c'era tutto questo problema dell'impatto sociale, quindi ho fatto tutto questo lavoro di monitoraggio anche della revisione delle direttive, no? Della 28 e della 30. E effettivamente a un certo punto il tema era diventato quello che l'approccio non poteva esclusivamente focalizzarsi su una sostituzione quantitativa, anche perché si arrivavano dei paradossi per cui il petrolio aveva emissioni, causava emissioni di gas a effetto serra minore l'uso del valore di palla, perché se considerare che l'impatto le emissioni indirette, quindi quelle diciamo dovute alla coltivazione, di fatto facevi insomma l'efficienza che in termini di emissioni, che era poi l'obiettivo fondamentalmente della direttiva, era negativa. Quindi c'era il tema dell'efficientamento, e mi ricordo che dicevo, va bene, allora però riduci la velocità delle auto, aumenta l'efficienza del consumo e già hai, come dire, in termini di strategia di riduzione di emissioni, hai un impatto maggiore della sostituzione. Poi tu giustamente sottolinei questa idea che comunque è difficile, se ho capito bene, è difficile prevedere l'impatto, quindi l'efficienza può paradossalmente in realtà portare come la sostituzione ad un aumento, no? Semplificando. No? Sì. Quindi in mente alla fine che insomma si crea forse proprio il tuo paradosso, per cui alla fine siamo destinati comunque solo a ridurre, se vogliamo aumentare la sostenibilità, quindi sia più questa roba dai biocarburanti, mi dico, non c'è efficienza, non c'è sostituzione. Beh, il tema sostanzialmente è quello della riduzione. Estremizzo per una domanda che ti volevo comunque fare, poi magari rispondi quando pensi tu sia più opportuno. Il tema del rapporto tra sostenibilità ed equità. Ed equità. Perché, poi mi fermo, scusa, solo quest'altra osservazione. Quando applichi tutta questa idea all'agricoltura, no? Giustamente adesso, verso la fine del 2007, c'è stato un aumento dei prezzi agricoli e siamo ritornati a parlare dello spettro della scarsità, no? Quindi sostanzialmente molti economisti hanno cominciato a dire che la popolazione aumenta troppo, la resa per ettaro, anche a causa dei cambiamenti climatici, poi vediamo magari giù pomeriggio questo tema, sarà minore, quindi bisogna aumentare, ci vuole quello che la rivoluzione aveva fatto negli anni 60-70, ovvero aumento della resa per ettaro, oggi non è più possibile perché c'è una questione di sostenibilità, quindi la scienza ci salverà. E da qui l'OGM, quella che viene chiamata la Climate Smart Agriculture, eccetera. Ecco, di nuovo, no? Nel senso, poi di fatto sei di nuovo qua, cioè da un lato l'idea che la sostenibilità oggi è una sfida ed è entrata per il pensiero di streaming, non credo ci sia nessuno che oggi ti dice che non c'è un problema di sostenibilità, però la soluzione è, o diciamo, non c'è nessuno che pubblicamente debba assumere delle posizioni anche di responsabilità istituzionale che possa arrivare a dire che la sostenibilità non è... No, ma gli interessi sono un'altra cosa, io stavo parlando di una narrativa, ok? Però, a parte questa parentesi, il tema di nuovo è questo, cioè il technological fixing o, di nuovo, torniamo a una società che deve comunque consumare. La questione sì è problema sociale, è semplicemente problema sociale, al di là dei consumi, tu hai fatto l'esempio, quanto tempo abbiamo ancora? Fino a mezz'ora. Vabbè, allora,
faccio un po' l'anarchico, un salto di palla in frasca, dato che hai tirato dentro l'esempio della produzione di cibo, e qui c'è un altro problema, c'è il problema della distribuzione. C'è il problema della distribuzione. Noi abbiamo ricostruito questo lavoro che abbiamo fatto con Andrea Santelli, un lavoro recente sul modello. Abbiamo ricostruito un lavoro in cui definivano la produzione di cibo rispetto all'anno 2050, facevano uno scenario appunto per la food security rispetto al 2050 e ponevano il problema dell'incremento proprio di produzione di cibo. Però di nuovo questo è un problema di carattere politico, di come viene definito, perché il problema centrale è nella distribuzione di cibo, nella simmetria di potere politico che c'è tra poteri, tra paesi forti, che obbliga a una situazione di monocoltura a tutta una serie di paesi piuttosto che a produrre per le loro popolazioni. Quindi c'è questo aspetto, questa questione. Circa aumentare o diminuire la sostenibilità dipende, qui la questione è un po' difficile appunto dire aumentare o diminuire. Io penso che diminuire la pressione sul sistema deliberatamente non è possibile, perché è implicito nelle caratteristiche di un sistema dissipativo, ossia è la tua capacità di sopravvivenza e ha un ruolo di vantaggio chi dissipa più efficacemente dagli gradienti, chi è più veloce, chi consuma di più, vince. Tu prendi dei sistemi ecologici, qui viene dall'ecologia teorica, poni diverse specie di un sistema, chi utilizza di più i gradienti biofisici, le piante, le risorse là disponibili, è la specie che si svilupperà di più e che occuperà meglio il sistema. Nessuno mai deliberatamente dirà non utilizziamo questa risorsa, perché è la sopravvivenza stessa, perché è la sua riproduzione, la riproduzione della sua identità, e anche questo è parte della sostenibilità. L'andare avanti in un certo modo, cioè tu dici a livello quantitativo per abbassare i consumi, tagliamo questo e quest'altro, a livello appunto di metabolismo della società, ok, e abbassiamo il consumo energetico del 50% vietando che circolino le auto. Buona fortuna, vado a dire là fuori, e per inciso io odio le auto, non una macchina e nulla, e sarei molto contento se ci fossero più auto in giro. E figuriamoci, sarei molto contento, però di nuovo il problema è l'azione deliberativa, quindi a livello politico fare massa critica, perché la società di nuovo è complessa, ci sono interessi contrastanti, quindi ci stiamo consumando combustibili fossili troppo rapidamente, quindi guadagniamo massa critica perché si riesca ad avere un movimento che abbia efficacia circa le decisioni prese in serie di ordini decisionali, perché siano implementate delle misure per abbassare il consumo. E poi ci sono persone che sono portatori di altri interessi, a parte coloro che estraggono direttamente queste risorse, i lavoratori di questo settore, ma di nuovo tra coloro che dicono sì, non consumiamo più combustibili fossili, ok, o comunque abbassiamo, non lo so, diamo un consiglio, abbassiamo del 5%, comincio a lasciare la macchina a casa un giorno alla settimana. No, devo andare a prendere mio figlio a danza, no, se prendo i mezzi pubblici ci vogliono 45 minuti anziché 20, no, voglio andare in palestra stasera. E beh, insomma, è bello farlo a parole, poi ci sono appunto delle implicazioni su quello che sono gli stili di vita. Il Tecnofix è una novella, è una figata, perché mantenendo lo stesso stile di vita, e semplicemente cambi la tecnologia, però è tutto questo, cambi la tecnologia, che cosa? E come mostra il paradosso di Jevons, il problema viene spostato un passo avanti, cioè quello che tu fai è limitarti a spostare il problema un passo avanti, cioè per un po' metti la sabbia, metti lo sporco sotto il tappeto, poi arrivi a un punto che devi tirare su questo tappeto, oppure prendi, siamo più efficienti energeticamente, grazie, perché hai delocalizzato la produzione industriale in Cina, e questa è la storia proprio degli ultimi decenni, in un sacco di paesi moderni, dice, ah guarda come siamo diventati più efficienti energeticamente, ah siamo in linea con gli obiettivi della strategia 2020, ah guarda ce la stiamo quasi facendo, grazie, perché è cambiato il sistema, e la macro produzione appunto che avevi, cioè l'elefante, questo elefante è appunto scomparso, e quindi dici, ah adesso siamo diventati più efficienti, beh non c'è più il sistema di produzione, o quantomeno è fortemente ridimensionato rispetto a prima, questo qui l'aspetto. Il problema di sostenibilità, che non ci sia un problema di sostenibilità, forse alcuni ambienti ultraconservatori americani lo sosterrebbero. Cioè, forse... Sì, a livello europeo no, assolutamente. Però
quello che posso dirti, e adesso non so se abbiamo tempo, secondo me il panorama sostenibilità è troppo appiattito sul cambio climatico. Ci sono anche problemi ambientali su scala temporale più breve, su scala spaziale più contingentata, che non ricevono né abbastanza attenzione né abbastanza finanziamenti come gli studi sul cambio climatico. E di nuovo, gli studi sul cambio climatico, le risorse sono più date all'Accademia per sviluppare dei modelli ultra complessi e super complessi che non diminuiscono l'incertezza, anzi, nei vari assessment degli IPCC la potenza di calcolo è aumentata esponenzialmente e l'incertezza su un raddoppio di concentrazione della CO2 dal 1975, dal primo assessment, al 2013, l'ultimo, è aumentata. Quindi è aumentata la conoscenza, è aumentata la complessità dei modelli, però è in buona sostanza la qualità di previsione dell'aumento di temperatura che sarebbe causato dal raddoppiamento della concentrazione di gas serra nell'atmosfera è peggiorata. Ok, quindi queste risorse potrebbero essere allocate piuttosto verso strategie di mitigazione, piuttosto appunto verso paesi che potrebbero essere maggiormente minacciati da un aumento del livello dei mari. Cioè, più verso questo piuttosto appunto che fare ricerca narcisistica, nulla, che poi c'è un sacco di opportunismo anche nell'Accademia, i soldi stanno nel cambio climatico e ok, studiamo il cambio climatico a tutti, tiriamo fuori le narrative che vorrebbero sentirsi dire i governi, e i governi di nuovo appunto definiscono un'azione deliberativa con degli obiettivi che definire ridicoli e eufemizzare, insomma, con degli obiettivi che sono totalmente inconsistenti, se guardi circa proprio gli accordi appunto di Parigi, quelli che sono i major emitters inglesi, quelli che sono più alti, solo il Giappone è venuto fuori con un piano minimo strutturato, ce ne sono altri che se guardi appunto quello che è il loro profilo di emissione attuale, la tendenza degli ultimi anni semplicemente non fanno niente, e ce ne sono altri che dovrebbero andare appunto verso una totale situazione di collasso, cioè smantellare totalmente il loro sistema economico. E sai qual è il paradosso qui dietro? Che Mr. Trump, nonostante proprio aver rigettato l'accordo di Parigi con la sostituzione di un sacco di centrali a carbone con centrali a gas naturale per la produzione di elettricità, sta risultando molto più in linea di un sacco di altri paesi europei, di un sacco di altri paesi che magari si sono stracciati le vesti, battuti e controbattuti per Parigi, però Trump, nonostante tutto lo scetticismo, cerca di servire gli accordi di Parigi, risulta essere appunto molto più proattivo, risulta aver messo in piedi proprio, per quanto sia deprecabile la sua narrativa politica, per quanto sia un soggetto proprio che non stimo neanche lontanamente, e questo dato di fatto e sta avendo luogo, insomma. Io adesso, non lo so, ci sono gli ultimi 20 minuti e ci sono un sacco di argomenti, c'era un po' di nuovo appunto politiche sulle rinnovabili, che di nuovo sempre ritornando a un tema che è emerso, quello del Tecnofix, ci sono degli elementi interessanti di riflessione sulle rinnovabili, poi di nuovo appunto qualcosa sul cambio climatico, qualcosa appunto sulle modernizzazioni in generale. Io forse non c'è tempo per trattare tutti questi argomenti negli ultimi 20 minuti, se volete possiamo aprire la discussione magari con l'ausilio delle slide determinate cose, determinati temi, se no c'è una cosa, sì. Samuele, allora tu, pur ovviamente riconoscendo che il problema del cambiamento climatico è un problema, no? Però dici, su questo si è investito troppo, abbiamo concentrato gran parte della nostra attenzione e dei finanziamenti su questo punto, abbiamo fatto il grande meeting internazionale a Parigi in cui sono venute fuori promesse, diciamo così, tutto sommato poco attendibili, mi sembra di capire, basate su progetti minimi o nulli, di forte impatto mediatico. Allora, quali sono gli altri problemi su cui tu, se fossi diciamo l'imperatore romano, punteresti l'attenzione, no? Vedi, di nuovo la domanda, aspetti normativi, perché si tratta appunto, secondo te è più prioritario questo o è più prioritaria quest'altra cosa, e tutte le persone verrebbero fuori con una risposta diversa. Io quello che posso dire è come si può approcciare queste cose, ossia la responsabilità, lo scienziato non è una persona che deve offrire appunto proprio numeri, oracoli, cose di questo tipo, stiamo parlando appunto di una realtà complessa
una realtà complessa con narrative contrastanti, valori in contrasto, molta incertezza, un sacco di rischi. Quindi la funzione che dovrebbe essere assunta, piuttosto appunto di oracolo da consultare che dia un numero, deve essere la funzione di mediatore, se vogliamo appunto di mediatore tra i diversi attori sociali, tra i diversi attori sociali, tra i diversi soggetti che sono coinvolti, quindi appunto porsi lì, per migliorare la qualità del processo decisionale. E poi possiamo parlare appunto di altri problemi ambientali che ci sono. Di nuovo qui chiedo l'ausilio di Rockström, ad esempio, sempre parlando appunto di un'altra iniziativa, viene fuori con questo articolo, l'articolo che ha avuto anche una buona diffusione a livello accademico, e l'articolo proprio che viene definito uno spazio operating, uno spazio di esistenza sicuro per l'umanità. Rockström è un accademico dell'Istituto di Residenza di Stoccolma, che ha creato proprio questo concetto di limiti pianetari. Limiti pianetari. E poi è stato aggiornato, sono state fatte altre pubblicazioni, è nata proprio una linea di ricerca. Lui identificava 9 limiti planetari e a seconda dell'area rossa definiva proprio, se vogliamo, un livello di rischio, cioè dov'è che siamo più avanti, dov'è che siamo in una situazione più di pericolo. Ad esempio proprio lui poneva la crisi climatica come un livello di rischio intermedio, l'acidificazione degli oceani, la diminuzione dello stato di ozono, poneva appunto, dice, siamo al di là fuori, abbiamo alterato a livello di umanità proprio il ciclo dell'azoto in maniera significativa, perché l'azoto è tutto che funziona nella produzione di fertilizzanti e infatti, incrementando le attività agricole e soprattutto incrementando lo stress sul suolo, la carica di fertilizzanti che si pone non si va a diminuire, no, piuttosto va a aumentare. Cioè, di nuovo lo stesso principio della regina rossa di Alice nel paese delle meraviglie, corro più forte per mantenere lo stesso punto, ossia per mantenere la stessa produzione, lo stesso output a un determinato territorio, devo allocare più input chimici per il semplice non per aumentare la produzione, ma per mantenere la produzione puramente costante. E altri aspetti sono il ciclo del fascio, quello più pesante, la perdita di biodiversità. Sì. Sulle produzioni intensive, prodotti agricoli che è unitamente alla ricerca degli OGM, no? Per sviluppare delle piante più resistenti, più produttive. E se tu coltivi in zone piante non autoctone, devi modificare il terreno, modifichi la vegetazione, distruggi le produzioni locali, per cui distruggi la biodiversità. Questo influisce sul cambiamento climatico, perché quando tu vai a distruggere interi milioni di ettari di vegetazione spontanea, racchiudi l'acqua per l'erogazione, insomma l'irrigazione dei campi, utilizzi fertilizzanti più specifici, diserbanti più potenti, eccetera, è chiaro che stravolgi il sistema e influisce sul cambiamento climatico. La questione della biodiversità ha un sacco di aspetti, perché c'è da un lato questa biodiversità e la coltivazione di piante serve appunto per produrre cibo, quindi si tratta appunto di biodiversità nella serie appunto di varietà di semi, di varietà appunto di sementi, il privilegiare appunto proprio dei semi autoctoni piuttosto che altre cose. Poi c'è la biodiversità intesa appunto come specie, non so appunto proprio specie di uccelli che possono esserci, specie di insetti e così via, quindi appunto sono due dimensioni. Le attività umane hanno un certo impatto perché non solo per quanto riguarda l'attività agricola, ma anche appunto le emissioni che possono derivare da un impianto chimico. E si può riaccendere giusto appunto per un paio di cose che potrebbero essere funzionali al dibattito che sta emergendo. Oppure anche la costruzione di infrastrutture, non so, la costruzione di autostrade, non si pensa molto, le vie navigabili. È stato bloccato, c'era l'espansione, era stata proposta l'espansione di un canale per renderlo navigabile nella Ruhr, alla fine appunto la Germania dal punto di vista logistico utilizza molto le vie di acqua interne, però bloccarono l'espansione di un canale, di un fiume proprio nel Land Nordrhein-Westfalen.
visto che l'effetto sulla biodiversità, sulle specie appunto di alghe locali o sulle specie di pesci sarebbe stato drammatico. E quindi c'è questo livello delle attività umane che hanno sulla fauna locale. Poi c'è un'altra cosa, la coltivazione appunto di sementi, di specie, ed è vero, c'è stata appunto una certa industrializzazione, una certa standardizzazione. Ora, di nuovo il principio dell'overbeerfruit, cioè prima si coltiva appunto una determinata varietà su un certo territorio, e però di nuovo appunto si prende il frutto che sta più basso, se deve implementare un altro tipo appunto di coltivazione, questo è vero che comporta delle pressioni superiori. Gli OGM, io agli OGM francamente non ci credo perché di nuovo è un altro tecnofix, è messo prima, cioè dinanzi al problema di distribuzione agricola, di distribuzione appunto alle commodity, al fatto che i mercati di un sacco di paesi di sviluppo, la produzione di un sistema agricolo è sbilanciato dinanzi appunto agli interessi soprattutto appunto dei paesi occidentali di avere commodity agricole, di avere appunto la banana a prezzo basso, e quindi si sviluppa una monocultura di banana pur avendo appunto in permanenza degli esempi di malnutrizione quando va bene e denutrizione quando va male. Queste sono puramente asimmetrie politiche, e sulla base di queste asimmetrie politiche ci vengono a convincere, cercano di convincerci che il problema è tecnologico, che abbiamo bisogno di OGM per aumentare le rese, e OGM che sono testati in laboratorio, di nuovo non si sa quale sarebbe appunto l'effetto al di fuori del contesto del laboratorio, ma di nuovo politicamente, cioè dinanzi ai consumatori, le persone non capiscono il problema degli OGM, perché io devo mangiarmi gli OGM, chi è che ha deciso che devo mangiarmi gli OGM, quali sono dei vantaggi per me consumatore di mangiare appunto gli OGM, cioè questo sono gli effetti di azioni di lobbying, di azioni puramente appunto di lobbying, di aziende biotecnologiche e farmaceutiche, perché adesso stanno insieme, hanno aggiunto una massa critica che è spaventosa proprio, poi con la fusione tra le altre, l'ultimo qual è stata, Monsanto, Syngenta, credo, cioè sono dei mostri, hanno un potere di lobby che è pazzesco, proprio anche a livello appunto proprio di quanto fatturano, è una cosa paurosa e chiaramente appunto cercano di spingere perché loro interesse è questo. Quindi quello che serve appunto di nuovo è l'azione politica, è la mediazione appunto, e una governance che è più efficace, una governance più efficace di logo, e una governance più efficace anche a livello internazionale. Cioè, qui è tornata la luce. Sì, e poi c'è una domanda. Sì, e adesso se ho due minuti, cioè, giusto che siamo appunto nella narrazione, tu mi chiedi per esempio i sistemi coltivati nel mondo, le Nazioni Unite, mostrano che non c'è solo cambiamento climatico, che ci sono un sacco di dimensioni. Di nuovo appunto proprio si tratta appunto di obiettivi sociali, si tratta di un sacco di cose, sì, uguagliano, alcune sono addirittura in contrasto tra di loro, poi di nuovo ci sono anche qui dei margini appunto di critica che ci sono. Ma perché distruggi l'ecosistema? Sì, delle cose. Però di nuovo un paio di cose su incertezza di cambio climatico, questa appunto è la nostra Gerone. Professore all'Università di Bergen, all'Università di Utrecht, e stavamo lavorando insieme proprio questa settimana. Allora, la complessizzazione dei modelli, qual è il risultato? Era quello che dicevo prima, quanto aumenterebbe la temperatura dinanzi a un raddoppiamento della concentrazione di CO2? Qui si passa da una stima del 79 di 2-3 gradi e mezzo, i modelli attuali stimano un range 0.5 a 9 gradi. Sì, abbiamo modelli molto più complessi, abbiamo sviluppato una potenza di calcolo disumana, però è aumentata la conoscenza, però l'incertezza non è diminuita. La questione è questa. E poi di nuovo quello circa cui si diceva appunto la sostenibilità. È stato fatto riferimento nella domanda di prima ai prezzi delle commodity agricole. E questa è di nuovo una slide di Mario, una cortesia di Mario, che viene riportata nel suo libro 2003 sull'analisi multiscala dei sistemi agroeconomici. Mario andò a una conferenza nel 1996 a Zurigo e vide proprio quelle che erano le narrative che emergevano. Ad esempio, mi soffermo soltanto su quella del cibo delle commodity agricole. Dobbiamo tenere il cibo delle commodity agricole a basso. Perché? Perché dobbiamo proteggere i poveri nel contesto urbano, altrimenti non possono comprare cibo. Questa era la soluzione dello scienziato americano. Viceversa, no, cioè da tenere il prezzo delle commodity del cibo alto. Perché? Perché dobbiamo proteggere gli agricoltori poveri.
E questa proprio era la visione al contrario del professore del Pakistan, quindi proprio a livello di policy, di nuovo import. Dobbiamo diminuire gli import dal sud del mondo per evitare l'esternalizzazione della pressione. Questo è un istituto di ricerca tedesco. Viceversa, dobbiamo aumentare gli import di commodity agricoli dai paesi del sud del mondo per dare le possibilità di sviluppo dell'agricoltura locale. Questo era un professore del Ghana. Di nuovo, politiche sociali. Dobbiamo preservare l'identità culturale del luogo. Questa appunto è una femminista svizzera di un'organizzazione non organizzativa. Un altro, dobbiamo combattere l'eredità culturale del luogo, cioè per evitare che le mogli vengano bruciate vive con il corpo dei loro mariti. Questo è un sociologo, un professore dell'India. Quindi, come vedete, voglio dire, è difficile arrivare a una policy. Quello che si può è solo cercare una negoziazione tra queste visioni, perché tutte le narrative, queste narrative sono legittime, sono tutte legittime e arrivano a conclusioni opposte per esigenze diverse che ci sono nel loro territorio. Scusate, se mi sono rivolto su Pakistan. Biocarburanti, non perché sono importanti in sé, ma perché è interessante che da un lato ci sono, c'è un tema di politiche, uno di incertezza e uno di tecnologia, nel senso. Se uno va a leggere i testi della politica 2020 dell'Unione Europea, quelli emanati a suo tempo, la politica dei biocarburanti, come tutte quelle dei rinnovabili, in realtà aveva tre teste. Da una parte l'obiettivo era ridurre la dipendenza geostrategica sul campo, nel terreno dell'import dei carburanti fossili, quindi dipendenza geostrategica dalla Russia e dal Nord Africa, esplicitamente nella politica ambientale. Il secondo tema era quello di ridurre, migliorare la bilancia commerciale, perché la dipendenza energetica provoca un'uscita di 200 miliardi di euro all'anno all'Unione Europea per comprare prodotti energetici. E la terza era la sostenibilità ambientale, cioè la politica ambientale aveva questi tre obiettivi, l'obiettivo è una politica multi-obiettivo. Secondo tema, l'incertezza. Tu hai citato quella probabilmente non è il ciclo di vita, diciamo, no? Probabilmente non è il ciclo di vita all'origine. Un LCA. Una volta ho fatto una ricerca sull'LCA nel campo dei biocarburanti, diversi anni fa, quando la FAO lanciò quella polemica quando i prezzi del cibo erano altissimi e quindi la competizione tra i biocarburanti e il prezzo del cibo, diciamo, ha creato un notevole allarme, 2007 credo, o 2006, c'è stata questa forte polemica. Allora lì andai, presi una trentina di analisi del ciclo di vita nell'arco di una quindicina d'anni e a guardare solo i risultati internazionali, diciamo, a guardare solo i risultati c'era un fattore da 1 a 5, cioè qualcuno che diceva che faceva impatto 100 e qualcuno che faceva impatto 20, impatto 5, alcune, quelli più estremi, quelli vecchi di 20 anni, però in quelli più recenti c'era da 100 a 20. Allora, se uno va a vedere, si chiedeva perché l'analisi del ciclo di vita, immagino sai come è fatta, no? Analizza tutti i contributi, eccetera, eccetera, è estremamente importante dove produci la cosa che stai producendo, perché se io produco in Indonesia una pianta oleaginosa, la palma, che tra l'altro è la commodity che c'è più nel mondo, perché dai rossetti ai biscotti ci sta tutto, o se produco olio di colza in Italia, la produttività per ettaro è 30 volte diversa, quella della palma è 30 volte superiore alla produttività per ettaro e il contributo di fertilizzanti che serve a tenere comunque un po' sulla è molto più basso, più alto da noi che da loro. Dall'altra parte sono i trasporti. Allora, e poi c'è le tecnologie di trasformazione, insomma tutta una serie di fattori che rende molto incerto il dato. Quindi, siamo situati a vedere. Terza cosa, però, effettivamente questa politica, leggendo diciamo, l'evoluzione che ha avuto anche questa politica è una politica molto forzata, il cui scopo è fondamentalmente cercare di fare qualche passo avanti, a parte i discorsi sulla BPI, su quello che vuoi, per
in realtà è diciamo, portata avanti nella pratica dalle grandi imprese che fanno petrolio, perché cosa succede con le carburanti? L'addizione al 2,5% nella benzina, l'addizione al 5% nel diesel, che lo usiamo tutti i giorni. Non c'è benzina che non abbia etanolo, non c'è diesel che non abbia bioetanolo dentro, perché per legge deve essere addizionato. Diciamo così, è una polemica relativamente superata, infatti le politiche europee stanno molto retrocedendo su questo in base alle concezioni di sostenibilità anche di biodiversità, perché sono tutte monoculture quelle che vado a imporre, diciamo, nei paesi dove è più efficiente produrlo, perché è superata, perché fondamentalmente si sta verso l'elettrificazione. Cioè l'idea è che adesso diciamo così, il tema sarà superato dal fatto che gradualmente il trasporto i trasporti saranno elettrificati. Questo comunque. Non ci credo troppo. Ma nell'altra direzione possibile. Si stanno accaparrando tutte le acque per non ci credo. Sì, sì, è possibile. Non ci credo troppo. E allora, sono stati. Avrei bisogno di un'ora per trattare tutte le cose, perché sono stati posti un sacco di elementi dentro. Allora io ci provo. Allora, strategia 2020-20, ok, benissimo, sono d'accordo, obiettivi nobilissimi, però non c'è un'analisi del metabolismo della società, cioè né un'analisi da dove, voglio dire, ok, qual è il problema? Si sostituiscono con fonti rinnovabili, ok, benissimo, però di nuovo, che non si venga a dire che questo non produce impatto, perché la produzione dei pannelli solari richiedono argento viene estratto in miniere. Argento viene estratto in miniere con un impatto locale, batterie e litio richiedono l'estrazione di litio, litri e miniere con impatto di nuovo a livello locale, e nelle miniere uso di camion, è uno shift dell'impatto e del livello energetico, di nuovo turbine eoliche hanno all'interno di esse un rotore. Il rotore necessita un magnete, estrazione di terre rare, estrazione appunto di terre rare e di lantani che vengono estratti a oggi soprattutto in Cina, in Mongolia Interiore, e farei andare in Mongolia Interiore a vedere quello che succede ai fiumi, in loco e così via. Quindi al di là del fatto che gli obiettivi della strategia 2020 sono importanti, c'è comunque un impatto e secondo me appunto sarebbe molto più adulto dire ok, e non cercare appunto di gettare la polvere sotto il tappeto in un altro caso. E la produzione dei biocombustibili, ok, è stata tirata in ballo la metodologia di analisi del ciclo di vita, io ho un sacco di riserve sull'analisi del ciclo di vita per dei problemi che ci sono, sostanzialmente due, che sono il joint production dilemma e l'altro proprio il principio di troncamento. E quindi appunto è una contabilità dentro cui ci sono diverse immagini. La contabilità che è mostrata dove si può. Sì, assolutamente, la messa del ciclo di vita, poi spesso non viene fatta la sensitivity analysis, ossia come le incertezze dell'input condizionano le incertezze dell'output. È pur vero che ci sono dei sistemi basati. Sì, oppure che si prende un coefficiente tecnico dell'Italia e si mette dentro l'India o viceversa. Cioè queste sono cattive pratiche di modellizzazione, questo è assolutamente vero. Però di nuovo anche il discorso è questo, che in certi posti la produttività è più alta, si utilizzano meno energia, però c'è un problema. Ok, si utilizza meno energia, che vuol dire che l'agricoltura è meno meccanizzata, però quello che viene allocato è più manodopera che in questi paesi. Manodopera che viene da condizioni che possono essere discutibili, ossia se non è schiavitù è quasi schiavitù. E di nuovo voglio dire, vogliamo affidarci a un sistema di produzione di una commodity energetica che utilizza manodopera sottopagata, sfruttata e così via. Quindi come vediamo di nuovo ci sono delle dimensioni che non sono commensurabili. La riduzione della dipendenza energetica a scapito di sfruttamento di lavoro, sfruttamento di manodopera mal pagata, manodopera minorile, come può accadere e come accade di sovente nelle piattaforme dove queste commodity agricole vengono prodotte. Qual era il terzo spunto che era stato la terza domanda? La rivoluzione tecnologica. L'elettrificazione è abbastanza interessante, cioè il problema è questo, è da dove si tira fuori poi questa elettricità se tutto il trasporto deve essere spostato, si va verso l'elettrificazione?
È interessante appunto questo, perché ci sono appunto di nuovo dei vincoli, cioè come si produce questa attività e di nuovo con quale profilo. Qui c'è una slide importante, perché è già l'introduzione di una quantità importante di energie rinnovabili pone dei problemi. Pone dei problemi perché ci sono, non tutta l'elettricità è uguale, ci sono dei profili con i quali l'elettricità viene prodotta e viene consumata, ossia sostanzialmente ci sono due modalità. Una è la baseline production. La baseline production, che è la domanda costante, in gran parte è fatta dall'industriale. Quindi serve una parte di produzione di elettricità che definisca una linea di fondo. Le tecnologie che definiscono molto bene la linea di fondo appunto sono il carbone o il nucleare. Si può usare anche l'idroelettrico, però l'idroelettrico è molto prezioso. Si utilizza l'idroelettrico per fare la linea di fondo se ce n'è tanto. Io vengo giusto dalla Norvegia, fino a ieri ero in Norvegia, dove fanno, in Norvegia fanno il 95% di elettricità dall'idroelettrico, ma perché hanno a disposizione il gradiente naturale per farlo. Ecco, con le rinnovabili il baseline non si fa. Non si fa se non c'è lo storage, se non ci sono le batterie. Però di nuovo, se guardiamo la capacità delle batterie installate, e le batterie, di nuovo, le installazioni più grandi che si hanno a livello chimico sono molto molto più basse degli storage delle batterie che abbiamo grazie all'idroelettrico, ad esempio, sono perlomeno due ordini di grandezza sotto le più grandi che abbiamo al mondo. E ancora la tecnologia è abbastanza cara, costa un sacco implementarla, ok? Ci sono dei margini per il progresso tecnologico, appunto, è vero. Poi c'è un'altra cosa, ci sono i picchi, qui è mostrata la Spagna, ma in Italia appunto è simile, cioè ci sono due momenti al giorno, ossia quando le persone si alzano e quando tornano a casa dal lavoro, che c'è un picco di domanda e quindi serve la produzione di una potenza, una quantità molto alta, quindi serve un gradiente appunto molto alto in termini di megawatt, gigawatt al minuto proprio per far fronte a questa domanda. Ora, i picchi di potenza ci sono due modi per farli: o si svuota un bacino idroelettrico che in 60 secondi mi dà, è in grado di bilanciare immediatamente la domanda, il picco di domanda, quindi delle persone appunto che tornano a casa e accendono gli elettrodomestici e così via, oppure di nuovo l'altra possibilità sono le centrali a gas naturale, sono le centrali a gas naturale che in più di 5 minuti partono. Le rinnovabili, qui è mostrato il caso, hanno un regime di produzione proprio che dipende dalla presenza di gradienti naturali. Di nuovo è interessante questo tipo di produzione, ma deve essere compensato da batterie e questo appunto ha un costo. È vero che si sta andando un po' verso smart grids, domande sincronizzate, diciamo, cose di questo tipo, però è un'ulteriore complessizzazione del sistema, e vulnerabilizzazione del sistema, perché queste reti elettriche di nuovo possono essere vulnerabili ad attacchi da parte di hacker. Di nuovo faccio notare appunto una manifestazione, un compimento se vogliamo appunto del paradosso di Jevons, o di nuovo fa riferimento a Tender, ossia si pone un problema come si reagisse, si complessizza maggiormente. Okay, chi ci garantisce che i ritorni verso questo grado di complessizzazione più alti ci siano? Cioè, cosa verrà poi? Scusatemi se mi sono dilungato, spero di aver affrontato la domanda in forma esaustiva. Sì, potrebbe continuare. Ci vediamo tutti domani alle 9 e ne riparliamo. Vabbè, ringraziamo Samuele per la... Grazie a voi per organizzare, per assistere, per le domande, per il dibattito, per partecipare, per avermi ascoltato. Diciamo che abbiamo veramente solo sollevato un coperchio, sì, poi dopodiché bisognerebbe veramente fare tutto un corso dettagliato. Ci vediamo, per chi intende proseguire nel pomeriggio, alle 14:15.